Quindi buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live, video per chi recupera su YouTube, grazie che qualcuno recupera su YouTube, questo qua è per dopo. E oggi riassunto My Hero Academia, parte 9, o anche chiamata My Villain Academia, ovviamente un meme. Meme non troppo, perché i tre volumi che andremo a riassumere sono 24, 25, 26, e il 24 vediamo proprio i villain, che vediamo Spinner, che mette la parola villain al posto di hero. Perché questa saga è tutta incentrata sui villain. Non ci saranno i personaggi principali. Io quando t'ho preannunciato, cioè a un Ah, certo non punto, ci sono proprio i principali. nel senso, l'ultima parte, la seconda volume è così, il terzo è Quello me lo così. ricordo. Quindi capisci Anche che quello fa molto Batman Joker, anche quello. No, ah, quello l'altro, questo, che tipo la sì. viola molto, molto E quindi a giocheruto. una certa chiaramente compaiono i personaggi, ma per due volumi ci sono soltanto i villain, c'è Robby, e sta Ottimo. cosa fa molto, come ti dicevo, flashback di Oden o altri flashback belli di One Piece perché non ci sono i protagonisti. Ed Esatto. è una cosa effettivamente bella. Ah sì. Mai studiato i nomi dei protagonisti, oggi non ci sono. E ultima No, cosa. per fortuna non li ho studiati. No. Ho fatto bene a non farlo. L'ultima cosa che ci ho fatto il video, quindi te la faccio vedere in fretta, anche so che la odi. Però Eh sì, va odiata. Soul Eater non è. Però Anto, Ogni variant va guarda che odiata. bella che Mamma mia, che odiosa. è. Ami Soul Non Eater. comprate variant, non comprate box. Fate marcire il mercato delle variant. Allora, quindi fa caldissimo, quindi se dopo sento bisogno di accendere il ventilatore lo faccio. L'ultima volta eravamo rimasti con Ah sì, Sono, la ok. so, la so, la so, la so. Ok. No, no, mi ricordo solo che è comparso quel personaggio che sembra il Che sembra il Joker Joker, sì. e che ha Questa. come obiettivo la liberalizzazione dell'utilizzo dei poteri. Sì, vorrebbe un mondo, una società, anzi, dove tutti sono liberi di usare i propri poteri. Come tu dicevi, tu hai questa abilità e lo Stato ti vieta di usare questa abilità perché no, sei troppo bravo. Ovviamente è una cosa che nel nostro mondo non esiste Che come un regolamenta superpotere, l'utilizzo della sì. tua abilità. Sì. Quindi il loro obiettivo principale è l'eliminazione della Lega dei Villain e non degli eroi. Perché se elimini gli eroi, poi c'è comunque il caos. Devi liberare, cioè rendere libero l'utilizzo dei poteri. E i villain stanno rubando la scena e quindi vanno tolti, messi da parte. Ultima È un cosa. modo alternativo, va bene, di vivere la battaglia ai villain, E ultima magari. cosa importante è che Midoriya ha risvegliato un potere. Si è Sì. svelato che all'interno del One for All ci sono i poteri degli altri precedenti possessori che si stanno risvegliando nel corpo di Midoriya. E certi misteri li scopriremo più avanti. Allora. Bene. Ok. Quindi torniamo appunto, è vero che era finito la saga proprio con loro due che hanno ottenuto la licenza provvisoria, quindi ora possono fare gli eroi. Ho tagliato varie parti perché non servono, hanno catturato un criminale ed è legale per loro farlo adesso perché sono degli eroi. Un tirocinio, diciamolo. Quindi si avvicina All Might insieme a un nuovo eroe, Crimson Mentone, che lo riconosce subito e dice: tu sei quel ragazzaccio della UA. Beh, non è importante, però compare questo eroe che non hai mai visto. Il suo nome è Sliding Go e si occuperà lui di portare alla polizia probabilmente questo criminale. Ho saltato tutta la parte di combattimento perché non me ne frega niente di farti vedere Va combattere contro benissimo. questo criminale. Sai come Più salto, combattono? meglio è, così Sì. quando non Tanto capisco posso chiedere, vai. sai come combattono Shoto e Bakugo, chi se ne Non me ne frega, frega un no? cazzo. Sì, andiamo avanti. Passiamo a questo palazzone. Quindi siamo alla sede di questo gruppo di nemici, no? E sembra che appunto, mentre sono a tavola, sia arrivato qualcuno. Che è arrivato, hanno portato dei sottoposti, Giran. Questo qua è un broker, è uno dei villain, nel senso non fa parte della Lega, ma si è occupato di portare alcuni membri alla Lega, tra cui Twice. Quindi è uno che comunque sta nei posti loschi della società, no? Qua il broker Giran sembra avere delle informazioni sulla Lega e quindi l'hanno catturato per capire dove si trovi la Lega perché, ti ripeto, vogliono farla fuori. Però lui dice giustamente: che razza di trafficante venderebbe così sui clienti? Lui sembra non voler cedere informazioni. Ok.
Ciao Fra. E qua ovviamente fa la faccia da psicopatico il nostro Joker, che ti ricordo chiamarsi Re Destro, però chiamalo pure Joker se preferisci, che probabilmente adesso lo farà soffrire. Circa un mese fa, prima che la classifica degli eroi venisse resa pubblica, nella scorsa live c'era la top 10, vero? Sì. Ok, quindi costava un mese prima che la venisse pubblica questa roba qua. Ciao Laura. Beh, dovresti leggerlo. Vediamo Gigantomachia che sta combattendo contro... Adesso, Pierre, giusto adesso. Che sta combattendo contro i villain. E come vedi sta piangendo, perché dice, ma sono così scarsi gli eredi, i successori di All for One? Perché lui rivorrebbe il suo capo, ma non c'è più e quindi cerca un successore. Ma sti qua sono scarsi, non sono all'altezza. E quindi piange. E guarda bene questa scena qua. Questo, il volume si apre così. Cioè, questo qua finisce il capitolo, scusami. No, la prima, qua questa è la prima pagina. Niente. Niente di importante, semplicemente che ha catturato Ghiran. Finisce così il capitolo. Il capitolo successivo inizia così. Vediamo Shigaraki, autore Horikoshi Kohei, My Hero Academia. Vediamo Shigaraki che mette le mani verso la telecamera e rompe il logo. Mm-hmm. Molto cinematografico. E il titolo è My Villain Academia. È bellissimo. Ah, è il titolo del capitolo comunque. Sì, è bellissimo, beh. Sì. Poi okay. Qua ci hanno fatto i meme chiaramente sopra, però è legale come cosa, no? Per farti capire come inizia questa nuova saga. Rompe la quarta parete, rompe proprio lo schermo. E qua il narratore dovrebbe essere sempre Spinner, la lucertola. Il Geku, anzi, tecnicamente. Facciamo finta che sia sempre lui, anche se non dovesse essere. Sembra il finale di una puntata di One Piece, c'è sempre che rompono la scritta. Sì, tra l'altro, vedi che qua la scritta si sta ancora rompendo? Ok, si sta decadendo, sì. Prima di riprendere da dove ci siamo lasciati, diamo un'occhiata agli eventi che hanno portato alla situazione attuale. Quindi, come sono arrivati a combattere contro Gigantomachia. Ah, ok. Mm. Ma perché chi stava combattendo con Gigantomachia? Tutta la Lega dei Villain. Ok. Ok. Qua vediamo che, appunto, sempre la Lega dei Villain stanno assaltando questa chiesa. Gente che odia il cioccolato. In questo mondo vi sono diversi sistemi... gente che odia gli scarafaggi. In questo mondo vi sono diversi sistemi di valori. Quindi praticamente adesso lui sta raccontando una storiella e stanno assaltando questa chiesa di razzisti, diciamo, no? Loro formano la coalizione contro le razze contaminate, anche conosciuta come CRC, in pratica dei fossili viventi. Praticamente loro stanno assaltando vari gruppi di criminali anche per far soldi. Quindi in quest'ultimo periodo la Lega sta nei bassi fondi, non si fa vedere dai pubblici, dagli eroi, no? Li uccidono tutti, ma pensavo che i culti religiosi avessero più soldi. Cercano di far soldi, ma stanno avendo un po' di difficoltà, sono un po' nella merda. Ti ricordo che se loro avessero accettato la collaborazione con la mafia, i soldi li avrebbero avuti, ma ha deciso di uccidere tutti. Cioè, ci sa chi non è morto, però non ha più le mani, ecco. Per quanto tempo ancora andremo avanti così? Spinner è un po' scocciato da questa situazione, no? Come potete vedere, l'unione è allo sbando. E adesso stiamo faticando non poco per cercare il dottore. Quindi in questo momento stanno cercando il dottore, quello che era l'alleato oscuro di One for All, che potrebbe dare ulteriore forza a Shigaraki, ed è quello che crea i Nomu. Quindi lo cercano questo dottore qua. Garaki si chiama, non so se viene detto poco dopo. Ma che fine ha fatto il tuo dottore? Si nasconde per non farsi trovare. Era il medico del maestro e un uomo molto prudente. L'unica volta che ho avuto un contatto con lui è stato tramite il computer del nostro vecchio nascondiglio. È stato lui a sviluppare il progetto dei Nomu. Sì, quindi è una persona molto schiva che non si fa vedere. Ciao Alex. E questo qua è il volume 24, Pierre. E Spinner qua si incazza. Cosa diavolo stiamo facendo? Io sono qui soltanto perché sono stato ispirato da Stain. Ancora una volta questo Stain esce fuori. Molti dei villain che sono lì presenti, tra cui anche Dabby, sono lì grazie a Stain. Non tanto per Shigaraki, anche se vabbè. Sono cresciuto in mezzo al nulla, dove la gente ancora attacca ai vecchi valori. È ancora attaccata ai vecchi valori. Mi discriminavano e mi chiamavano stupido uomo lucertola.
Però grazie a Stein è riuscito a trovare un posto nella società pure lui, più o meno, no? Finché non vedi gli ultimi istanti di vita di Stein in TV. Ed è proprio per questo che non comprendo questo continuo battere la fiaca. Quindi lui si sta proprio incazzando, dico. Io pensavo che con voi sarei riuscito a vivere meglio. Invece cosa cazzo stiamo facendo? Grazie Peppe per i 5 anni. E Shigaraki sembra non reagire, no? E poi si ritrovano a combattere contro Gigantomachia che arriva lì. Successore. Dimostrami di essere all'altezza di quella dedizione. Quindi adesso ritorniamo al presente, vediamo come sono arrivati a questo punto. Ed è così che ci siamo ritrovati in questa situazione. È stata una spiegazione lunga, era più lunga nel manga chiaramente, ma... E qua vediamo appunto lui che piange, è troppo debole! Per la cronaca, nell'anime ha una vociona, non è tipo picca, è proprio, sai, la classica voce da gigante molto profonda, che fa paura. Okay. Però, a un certo punto, alla radio, la radiolina della marca Zoni, c'è il dottore che parla. Forse va in aiuto dei ragazzi. Lui è Gigantomachia. Un tempo sopportava All for One, facendogli da guardia del corpo. È la persona di cui All for One si fida di più. Possiede una quantità straordinaria di energia e può detenere vari quirk senza il bisogno di essere modificato. Quindi sottinteso il fatto che lui abbia più di un quirk come Inomu. Però non perché è modificato come Inomu, ma perché è un mostro, diciamo, no? E dopo che All for One è stato sconfitto, lui si rintanò in se stesso e lui agisce soltanto per volere di All for One. Quindi diciamo che a una certa, dato che loro non stanno facendo niente, il maestro va in suo soccorso. Ti ricordo questo metodo di teletrasporto che aveva usato anche a Kamino? Esce questa melma dalla bocca e loro vengono teletrasportati via. È un potere che ha il maestro. Viene già mostrato, ma fa niente. E loro vengono teletrasportati, guarda qua, dal medico. Dal dottor Eggman, no? Che sta in ombra in fondo. E vicino a lui è pieno di Nomu. Che voglio farti notare, poi viene rispiegato. Ciao Sara. Poi al limite ti recupero l'inizio. E sono dei Nomu neri, come quello con cui ha combattuto Endeavor. Non sono sempre neri? Scusami, non hai ragione, sono sempre neri, ma sono di quel livello lì. Nomu un po' più forti. Sì, vengono chiamati high-end, vengono chiamati, però vabbè. Loro sono Nomu di qualità. Sono più forti dei Nomu normali, ma non sono allo stesso livello di quello là. Cioè, quell'altro era particolarmente forte. Quello là era il migliore. Sì. Quindi lui sta sempre in ombra, in fondo, non si fa vedere, no? Lui si presenta come Daruma Ujiko, è un nome che ha inventato sul momento, non vuole far sapere chi sia. A parte Shigaraki, non si è mai incontrato con nessuno di loro fisicamente. Dice, vabbè, la sua vita... basata sulla realizzazione di questi Nomu, no? E adesso è arrivato il momento che io ti doni questi Nomu. Prima appartenevano a All for One, adesso li dono a te come suo successore. Però non è ancora combinato niente, non crede che lui meriti questo dono, no? E quindi qua inizia sul discorsino, dice, io non mi ricordo molto prima che io ci incontrassi col maestro, però quando porto su di me le mani di tutti loro, sento la loro rabbia ribollire dentro di me. Quindi le mani che ha addosso sembrano essere di qualcuno. Non far domande, ci arriviamo dopo. Qua vediamo lui da piccolo, ti ricordo che si chiama Tenku Shimura, il suo vero nome. Shimura è anche il cognome della maestra di All Might. Ti ricordo sta cosa, ok? Sì, infatti. Quindi lui è il nipote di lei. Sì. Ma ora va tutto bene, ci sono qua io. Che ti faccio notare la stessa cosa che dice sempre All Might alle persone. Cioè lui è proprio il nero di All Might, la parte oscura. Ok. Questi sono i resti dei tuoi familiari. Quindi quelli lì sono le mani, è quello che è rimasto dei genitori, vabbè, nonni, quel che l'è di Shigaraki. Quindi c'è anche sua nonna magari. Sì, no, non quella nonna lì, c'è un'altra nonna, poi vedrai. E praticamente lui li tiene addosso per ricordarsi della sua famiglia. Hai ucciso tutta la famiglia con le tue stesse mani. Questo è lui da piccolino che è proprio nel panico.
Te lo ricordi? Anche se tutto ciò che mi rimane sono degli sprazzi di ricordi, anche così mi sento come se avessi un blocco di pietra sul cuore. Ed è da lì che ha origine tutta questa rabbia. Quindi lui non si ricorda tanto, però avendo queste mani addosso ha della rabbia dentro che gli dà comunque energia. Infatti quando lui perde le mani impazzisce un pochino, come se perdesse una parte di se stesso. Mm-hmm. Dice, anche se l'abbiamo messo sotto sopra la società e tutto quanto, sono il leader dei villain, quel masso non sembra voler sparire, deve ancora far qualcosa per star bene con se stesso. Perché non distruggiamo ogni cosa? Distruggiamo tutto. Quindi lui adesso vuole proprio distruggere il mondo. E dietro vediamo la felicità, cioè cose positive, lui vuole distruggere tutto quanto. È un pazzo. Lui voleva soltanto vedere qual era il vero obiettivo di Shigaraki. Aveva fin da subito intenzione di lasciargli il dono del suo maestro. E l'ha messo alla prova per capire cosa avrebbe detto. Però dimostrami di poter sottomettere Gigantomachia. Se ci riesci, ti offro il mio potere. Però prima deve riuscire a sconfiggere Gigantomachia, che è una cosa un po' complicata, come puoi notare, no? Però Dabi non è tanto d'accordo sull'aiutare. Dice, a me non mi frega un cazzo, io vado a fare altro e fate senza di me. Ho trovato un buon alleato, mi occuperò di quello. Quindi ha un alleato. Qua vediamo che lui ha un mini nomu con le scarpette che si chiama John. Ed è quel nomu lì che ha il quirk di teletrasportare che abbiamo visto prima. Fino adesso si poteva pensare che fosse lo stesso dottore avere il quirk di teletrasporto, invece ha assegnato un quirk a un mini nomu, come vedi. Gli regola il cervello, lo fa impazzire. E... Ok. Cioè, ti immagini se questo fosse stato un bambino? Cioè, lui potrebbe aver preso un bambino e l'ha modificato perché aveva quel quirk lì. Cioè, è un po' malata come cosa, eh? Perché? Ma viene spiegato come fanno queste bestie qua. Dopo viene da qualcos'altro, però. Quindi qua sembra voler ricominciare lo scontro. È tornato dal gigante. Il tuo futuro re è tornato. Un re è qualcuno che ispira terrore. Tutti vogliono essere re. Un re è una persona forte. Quindi dice, stai usando paroloni, no? Il re era All for One, il re dei pirati. Scusate la lunga spiegazione. Vedi, è carino che il regista sia Spinner, che è un personaggio inutile praticamente, no? Cioè, non ha fatto niente per ora nella storia. Ma la nostra questo situazione... è un po' a livello meta, no? Come l'autore che si scusa ogni volta che deve spiegare le robe. Sì, è vero, è vero. Ma la nostra situazione era questa. Dovevamo lottare contro il Gigantomachia. Ora passerò all'argomento principale. L'unione dei super cattivi finirà presto. Torniamo a Joker. Quindi loro due principalmente continuano a combattere per giorni e giorno. Qua dice che combatteva per 48 ore e 44 minuti di fila senza dargli tregua, fino a che poi appunto si riposava Gigantomachia, anche lui aveva tempo di potersi riposare. In tutto questo tempo lui non ha mai dormito, Shigaraki, però non riusciva mai a stancarlo effettivamente. Le cose stavano così da un mese e mezzo. Shigaraki non aveva quasi chiuso occhio. Tieni in conto un mese e mezzo senza dormire. È proprio un manga. Altro che Rufy quando aveva combattuto contro... Cioè, aveva fatto tre notti, ti ricordi? Contro chi? Quando arriva a Whole Cake Island. Combattono tipo due notti, mi pare. Non mi ricordo. Contro quello dei biscotti. Ah sì? Boh, vabbè. Peggio sia stato il combattimento più lungo di One Piece. Vabbè, vai avanti. Quindi faceva una turni. Quindi lo stanno combattendo perché lui vuole verificare che sia sufficientemente forte per essere il futuro. Sì, allora Gigantomachia non si sottomette a Shigaraki se non viene sconfitto, se non riconosce in lui la forza. Ok, perfetto. Grazie. Però vedi, lui è molto distrutto e dice che secondo lui si sta stancando. Ancora un po' e riusciremo a batterlo. Ma sì, so che cracker, ma non volevo dirlo, che cazzo me ne frega. Quando Twice riceve la chiamata da Giran, che ti ricordo essere quello catturato da Redestro, no? Ok. Dov'è Giran? In questo momento potete accendere il notiziario, vorrei che gli deste un'occhiata. Quindi cosa c'è alla tele?
Notizia dell'ultima ora. Un aggiornamento sulla storia di ieri. È stato trovato un altro dito. Quindi praticamente è stato trovato un dito in diversi posti dove la Lega ha fatto qualcosa in passato. Lasciate che mi presenti, Unione dei Super Cattivi. Io sono il capo supremo dell'esercito della liberazione dei superpoteri, Re Destro. Quindi Re Destro entra in contatto con la Lega e li minaccia chiaramente in modo... Però lui, io ti ricordo, lui essere il CEO della società Detonerat che vende oggetti per supporto per eroi. Quindi lui è un personaggio pubblico. C'è. È un po' come avviene in Sanctuary, che c'è chi combatte dal pubblico e chi nell'oscurità. Il mio obiettivo è la liberazione di quelle robe lì che ti abbiamo già detto, no? Mm-hmm. E qua dice che gli ha strappato le dita, ma non ha aperto bocca e non si è lasciato sfuggire alcune informazioni. Quindi tutte le dita che sono state trovate in giro per il paese sono tutte le dita di Ghiran, che si sta sacrificando per la Lega. E qua vediamo i capi, diciamo, dell'esercito di liberalizzazione. Vediamo Tomoyasu Chikazoku, non ricordarti i nomi, non sono importanti. Il direttore della grande azienda informatica Phil Good Inc. Non so se tu hai presente i Gorillaz, ma c'è questa canzone chiamata Phil Good Inc. che c'è appunto il gorilla, c'è come stile grafico, sono proprio così i Gorillaz. Sì, vero. Poi abbiamo capo del partito Shinkyu, Koku Anabata, quindi abbiamo un capo di un'azienda informatica. Abbiamo un politico, che è un omorfismo, è vero. E poi abbiamo amministratrice della Shueisha Inc., che chiaramente fa... è per dire la Shueisha, no? Chitose Kizuki. Bella figa. E poi abbiamo lui che è il capo della Death Note, Rikia Yotsubashi. Ma che bello, è proprio Joker, è bellissimo. Vabbè. Nella società... Peccato che mi hanno fatto i capelli verdi, non si sa perché. Sono rossi, sì. Nella società ci sono 116.516 soldati. Pensa che numero strano. Che lotteranno per l'esercito della liberazione e sono pronti a colpire da un momento all'altro. Quindi nascosti nella società ci sono questi 115.000 guerrieri infiltrati nei vari posti, no? Che sono ci sarà sicuramente un Goro Wase dietro quel numero. Sì, 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 vero. Ichiroku e Go Ichiroku. Boh. Qualcosa vuol dire. E quindi dice, perché volete attaccarci? Siete diventati troppo popolari. Quindi dovete cadere voi, così noi possiamo andare alla ribalta, no? E fa vedere che le dita della mano che ha rotto li ha messi in una posizione che formano il loro simbolo, questo qua, no? Sì. È malatissima come cosa. E lui li sfida. Incontriamoci. Incontriamoci nella città di Deika e combattiamo. Chi vince avrà tutto, no? Qua dice, le mie creature non sono ancora pronte per essere messe alla prova. Parla dei nomi, immagino. Non è l'L di Loser, no? Se solo Tabi fosse riuscito a recuperare il corpo del piccolo Hood. Hood è il nome che è stato dato, a quanto pare, al nome che ha combattuto contro Olma e Fire, sì, Endeavor. E siccome era un prototipo di questi nomi mega potenti, se avesse recuperato il corpo, che ti ricordo che Tabi era arrivato per recuperare il corpo, però poi è arrivata Mirko e l'ha fatto scappare. Se ti ricordi la saga che ho fatto... E se capissi chi sono questi personaggi che hai appena nominato. Dabi è quello di fuoco cattivo. Ok. Quello con tutte le cicatrici. Non me lo ricordo, ma sì. Che era arrivato alla fine del combattimento tra Hawks e Endeavor contro il Nomu. Stavano per essere uccisi da lui, ma poi è arrivata Mirko, la coniglietta. Okay. Che ha fatto scappare Dabi. E lì si è scoperto che Hawks collaborava con i villain. Sì, okay? Quello lo ricordo. Mm-hmm. Quindi qua torniamo a loro, dice, non è invincibile quel mostro lì, è soltanto incredibile. E quindi lui ha un piano. Ovunque andrai lui ti seguirà. Quindi, senza lasciarti pensare, se loro adesso vanno a combattere contro la Detonerat lì, l'esercito di liberalizzazione, Gigantomachia li segue. E lui distrugge tutto indiscriminatamente. Indiscriminatamente, sì, giusto, scusami. Li scaglieremo contro i gigantomachi e faremo in modo che si scontrino.
Così Gigantomachia si stanca e poi lo sconfigge lui. Cioè è una cosa abbastanza intelligente. Sì, va bene. E qua vediamo che loro raggiungono la città. E c'è anche Dabi, è stato messo in mezzo pure lui. E guarda chi arriva. È l'eroe che abbiamo visto all'inizio. Questo è uno degli incredibili. È uno degli incredibili, sì. Che quindi sembra essere uno degli infiltrati dell'organizzazione. Quindi hanno anche degli eroi dalla loro parte a favore di questa liberalizzazione. Che poi qua dice liberazione, ma è liberalizzazione, non è liberazione. O sbaglio io? Sì. Vabbè. Sì, dovrebbe essere liberalizzazione. Eroi inclusi il 90% della popolazione composta di soldati della liberazione. Quindi tutta questa città è dalla parte di Re Destro. Mm. Quindi vengono accolti venendo attaccati dall'esercito. E vediamo questo qua che è il politico di prima, no? Quindi parte subito lo scontro tra i due gruppi villain. Ok. Vabbè, chiaramente Shigaraki che uccide tutti. E vediamo che le due ragazze si scontrano. Questa qua è una reporter e vorrebbe fare un'intervista a Toga, no? Mm. Quindi vuole fare un articolo di giornale dove riveleremo la scioccante... Vabbè, nel senso, la storia di questa ragazzina, no? Ciao Giulio. Sembra C18 qua. Eh sì. E il titolo del capitolo è intervista a un vampiro. E sta cosa mi fa ridere perché fa un'intervista a una ragazza vampiro. Cioè cita cose importanti, no? Toga le salta subito alle spalle. Però vediamo che lei ha un certo qui, che chiaramente il suo nome in codice è Curious, non importa non ricordartelo. Il suo potere è mina. Può trasformare tutto ciò che tocca in un detonatore. Una singola mina non è letale, però ne può far molte, no? Come Giulio Giacera, davvero, non l'ho visto. Quindi lei butta questa sua arma qua nel corpo delle persone per succhiare il sangue, così quando succhia il sangue può trasformarsi in loro, questa cosa qua. Grazie alla sua maschera succhia sangue e può bere direttamente dalla fonda senza dover tagliare, bere, no? Però cosa succede? Esplode dentro di lei il sangue, perché questa ragazza qua ha trasformato in mina il corpo delle persone. Quindi queste persone sono disposte a sacrificarsi per loro, per la causa, no? Quindi sacrifica i propri... cioè sacrifica, non è che è morto, pur di colpire la nemica. E qua gli dice, perché hai gettato la possibilità di una vita normale? Perché ha scelto di diventare così pazza, no? E vabbè, vediamo lei da piccola che già era, vabbè, c'è sta faccia qua. E vediamo Izuku, perché io ti ricordo che lei è innamorata di Izuku, per qualche motivo. E dice, di che stai parlando? Anche quella che ho adesso è una vita normale. A lei piace la vita che sta facendo. Guarda come è pazzissima, eh? Qua un flashback di quando era piccola, che dice che una studentessa delle medie ha accoltellato un compagno. Ha messo una cannuccia nella ferita e ha iniziato a bere sangue. Era come se fossi in uno stato di estasi. La tua vita... No, c'è un sorriso fin qua. Cosa? No, dico, c'è un sorriso che gli arriva fin qua. Sì. La tua vita verrà sicuramente immortalata nel testo sacro della nostra nuova era. Quindi qua adesso Toga sembra essere sconfitta da tutte queste esplosioni, no? Però riesce a scappare trasformandosi in Ochako, perché le ha succhiato il sangue al tempo. Cioè succhiato sangue, lei aveva preso un po' di sangue quando erano insieme, vabbè. Poi dice, però tu puoi soltanto cambiare aspetto, non è che se ti trasformi in lei diventi lei, no? Sì, non hai il suo potere. Invece sì. Invece sembra farla levitare. Quindi sembra aver risvegliato il suo potere. Questo è proprio un risveglio del potere. Adesso riesce a usare anche il potere delle persone a cui succhia il sangue. E nella stessa posa in cui Ochako usa per far cadere le persone e togliere il peso, e li schianta tutti a terra. Cioè, le qua adesso usa una cosa che Ochako non ha mai fatto. Cioè, Ochako può aumentare e diminuire il peso delle persone come vuole. Quindi lei può far salire in alto le persone a 0 kg, rilasciare il proprio peso, pesi 80, 70, 50 kg, se cadi da 50 metri muori. E quindi lei li schiaccia tutti a terra.
Sì. Ed è... fa paura il fatto che anche Ochako potrebbe fare sta cosa, però non lo fa, no, perché non uccide le persone. Sì, Miss Valentine però cambia il proprio peso e basta. Miss Valentine, ah, sì, no, vabbè. Sì. Sì, lo fa quell'altro, no? Di cambiare il peso. No, ma è sempre il proprio. Sì, sempre il proprio, sì. Miss Valentine, sì. Qua vediamo che c'è il politico che fa l'annuncio dicendo che Kurs è stata sconfitta, sacrificato la propria vita per la causa. Fatti in modo che il sacrificio non sia vano. E lui annuncia queste cose alla radio, la gente sembra caricarsi, no? Uh-huh. E quindi si buttano tutti su... Vedi tutti quanti carichissimi su in... Ora chi c'è lì, non lo so. Ok. No, sarà una cosa bella figa, subito morire. Shigaraki, che però sonno lui, perché è un mese e mezzo che non dorme. Sì. Quando si è assonnati succedono cose strane. È un capitolo di Homunculus questo, eh. Si vedono cose che si muovono anche quando non dovrebbero. E si iniziano a sentire rumori. Si ha l'impressione di venire sommersi da tutte le informazioni superflue. So che il mio corpo sta per abbandonarmi. Quindi lui lì che non capisce bene cosa sta succedendo, no? Mm. E ripensa. Questo è un flashback di quando lui era piccolo. E ha trovato questa foto di suo padre con sua nonna. No, suo padre, ok. Quello è suo padre. Che cos'è questa foto qua? Mi sento uno schifo. Quindi sta vomitando perché è troppo tempo che non dorme e nel mente sta uccidendo tutti quanti. Però voglio farti anche notare che lui non ha toccato tutti. Ne ha toccato qualcuno e si stanno ritornando tutti comunque. Ok, ho capito dei risvegli questo. Sì. Nel mentre, vediamo, Dabi arriva un tipo che usa il ghiaccio. Un altro tipo che usa il ghiaccio. Mm. Però dice, il ghiaccio si scioglie, che cazzo vuoi fare contro di me? Dice che però non è che crea il ghiaccio come fa Todoroki, ma lui controlla il ghiaccio. Quindi lui riesce a prendere tutte le particelle d'acqua che sono nella zona e a tirare a sé tutto questo ghiaccio. Quindi ha una riserva infinita di ghiaccio, perché potenzialmente tu puoi trasformare l'aria in acqua e l'acqua in ghiaccio, no? E quindi crea questo drago di Zelda. Dice, non è neanche andato a scuola, ha vissuto tutto il tempo cercando di potenziare il potere. Nel mentre, Twice ha trovato Toga mezza morta qua, in questa cabina qua. E ti ricordo che lui è molto legato a Toga, perché ovviamente la vede come una figlia, una sorellina, no? E lui piange perché dice, ti prego, tu sei l'unica cosa che mi rimane, non puoi morire. Però parla. Arriva questo qua della libera dell'esercito, sì. Dice che è ancora viva, quindi dobbiamo ucciderla. Quindi cosa fa? Manda queste specie di marionette, ti dico subito, sembrano tutte uguali, e spiega un po' chi è sto Twice. Lui clonò se stesso e fu un passo da uccidersi da solo, perché clonandosi impazzì, perché vedere altre persone a una certa non ha più sopportato quella roba, no? E per questo lui ha smesso di copiare se stesso, ti ricordo, che potrebbe farlo ma ha smesso di farlo per non impazzire. Si è diviso in due proprio, no? E questo nemico ha creato delle marionette uguali a lui per farlo impazzire. Sto tipo qua, il nome in codice Skeptic, al potere forma umana. Può trasformare oggetti da dimensioni umane come frigoriferi, scrivanie in marionette. Quindi può creare degli zombie, diciamo, no? Ma questi hanno la faccia di lui? Sì, hanno la faccia di Twice. Ah, Twice è così. E quindi lui si spaventa quando vede qualcuno vale a lui, perché a un certo punto dice, ma chi è quello vero? Sono io o sono loro quello vero? E quindi impazzisce, no? E lui viene attaccato da questi qua e non ce la fa. E loro riescono a catturare Toga, sembrerebbe. E ci abbiamo un flashback di lui quando andava a scuola, probabilmente. Sono solo, non ho famiglia. Il mio primo passo falso lo feci quando avevo 16 anni, quindi aveva 16 anni qua dalla polizia. Ha fatto un incidente stradale, anche se la colpa non era sua, si dà sempre merito alla vittima, diciamo, no? E vabbè, non è che diventi un criminale perché fai un incidente, no? Però a quanto pare la persona che ha investito, anche se forse non l'ha ucciso, vabbè, era un cliente importante dell'azienda dove lavorava. E quindi è stato licenziato per questo motivo qua. Mm.
E quindi lo caccia, vedi, ed è tristissimo lui. I miei genitori morirono quando andavo alle scuole medie. Rimasero uccisi in una sparatoria iniziata da un criminale. Quindi lui senza genitori è stato cacciato dall'azienda. Lavoro. E non ha più niente, sembrerebbe, a 16 anni. Quando lui poi ha iniziato a copiare se stesso per trovare amici che la pensassero come lui, no? E lui pensa che appunto è nato sfortunato. Volevo solo qualcuno di cui potermi fidare, quindi chi meglio di me stesso? Mi posso fidare di me stesso, no? Però diventa impossibile fidarsi anche di se stesso. Qua è la storia che aveva già raccontato, che si sono chiusi in una stanza, nessuno riusciva più a capire quale fosse quello vero, finché non hanno iniziato ad ammazzarsi tutti. E tutti questi cloni a una certa spariscono quando subiscono troppo danno. Quindi lui, non essendo sparito, pensa di essere quello vero. Pensa di essere quello vero, perché che ne sai, magari non ha subito abbastanza danno per sparire. Eh beh, ma è l'unico che è rimasto, però. Sì, però sai com'è, con una mente malata come la sua non sai mai qual è la verità. Sì, va bene. Fin quando non è stato contattato da Ghiran, no? Quello che abbiamo visto prima. Dice: c'è un bel gruppetto, magari avranno bisogno di te. Ritorniamo al presente. Sì, vabbè, Pier, i tre Joker, è vero, sì. Sì, i tre Joker. E qua lui sta soffrendo, chiaramente. Questo dolore, che male. Fa male, ma sono ancora qui. Quindi lui in questo momento ha la conferma, nonostante tutto il male che sta subendo, che è quello vero, perché sennò sarebbe già sparito. Quindi in un certo senso sta soffrendo, ma si rende conto che è quello vero. E quindi riesce a guarire un pochino, no? E, e fare delle copie di se stesso, come non ha mai fatto. Ora non so se questo capitolo, quello dopo, viene chiamato la parata dell'uomo triste. E questa qua è la sua parata, diciamo, no? Che crea infinite copie di se stesso. E ma perché era tanto tempo che non lo faceva più, non ho capito bene. Non l'ha più fatto da quel momento, da questo punto qua, che si sono uccisa a vicenda, non si è più ricopiato. Ah, ma allora da quando fa parte dei villain, lui che cazzo fa? Non usa il suo potere? Ha copiato più volte Dabi? Copia gli altri, non copia se stesso. Ah, ok, questa è la differenza. Sì, sì. Okay. Può copiare quasi si fa. Ok, fa tante copie comunque degli altri di solito. Sì, volendo, sì. Ok. Cioè, affinché possa duplicare qualcosa ha bisogno di informazioni e immagini. E qua gli era stato chiesto di duplicare i proiettili della Yakuza, però senza averli, senza saper bene come è fatto, come può duplicarli, no? Ah, lui può duplicare tutto, anche oggetti, sì. Quindi. Poi dice: scusate se non sono stato d'aiuto, scusate se vi rallento. Quindi lì si sente in difetto nella Lega. Voglio ripagarvi per avermi accolto. Non riesco a non pensare ad altro. Sì, certo. Durante il rapimento di Bakugo, Twice aveva fatto la copia di Dabi due volte, che stava intrattenendo i professori, e sono riuscito a rubare Bakugo per questo motivo qua. Ecco, questo qua, la parata dell'uomo triste, ok, l'ho lasciato. Crea copie infinite di se stesso e invadono la città. Capisci che anche se lui non è particolarmente forte, è comunque una persona in più, e ne crea infinite di persone in più, che fa numero. Certo. Dice: vorrà dire che sconfiggeremo la quantità con la qualità. Dico bene, qua dice Apocrypha, che il nome di questo personaggio qua, che in realtà poi viene richiamato Geten, che è la traduzione giapponese di questo Apocrypha. Sai apocrifo che vuol dire, tipo, non è tipo... Sì, non canonico. Non canonico, quella roba lì, no? Però si chiama così, ci sarà una spiegazione, ma non è importante. Com'è l'altro nome? Geten. È il nome vero di questo personaggio qua, che è quello di ghiaccio, e lui dice: contiamo su di te, Geten. Lui conta molto su sto ragazzino, che sta combattendo contro Dabi, no? E Twice si sta buttando e vedi che varie copie si stanno estinguendo per il potere del ghiaccio, no? Però, vabbè. E dice: perché c'è così tanto ghiaccio in questa città? Io te l'ho già detto, posso controllare il ghiaccio. Ah, è così che funziona. Vabbè, quello che ti ho detto prima, lui può trasformare l'acqua in ghiaccio. È semplice, no? Se inserisco il mio ghiaccio nei condotti dell'acqua e diminuisco la sua temperatura, l'acqua ghiaccerà e sarà il mio comando. Allora perché non l'hai fatto fin dall'inizio? Mi dai sui nervi. Nel futuro che l'esercito Mettiamolo così, di liberazione. Di liberazione si sta impegnando a costruire,
La potenza del proprio superpotere sarà direttamente proporzionale al proprio status sociale. Quindi più uno è forte, più secondo loro uno dovrà avere un ruolo di rilievo nella società. Quindi il valore di una persona sta nella forza del suo potere. Quindi lui adesso sta. Sembra un Ice Climbers, non so se hai presente. Come si chiama? No. Ice Climbers, è un personaggio della Nintendo. Ah Vabbè. sì, boh, forse ho capito, sì. E qua lui si sta notando che Dabi non può combattere a lungo, perché sennò le fiamme bruciano se stesso. Infatti lui vedi che è pieno di bruciature, perché ovviamente avrà esagerato, no? Quindi lui può usare il fuoco molto potente, perché il fuoco blu ti ricordo essere una temperatura più elevata di quello rosso, no? Però deve fare con calma, se no brucia se stesso. E qua vediamo, probabilmente mi sembra che sia il dottore che dice svegliati, Gigantomaca che adesso si stava riposando, devi raggiungere Shigaraki. E quindi Gigantomachia parte all'assalto e pian pianino raggiungerà, pian pianino, cioè molto velocemente, raggiungerà la città. Ma come mai stava riposando? Cioè, Perché ogni quando... tanto deve dormire. Invece Shigaraki non dorme. Nel frattempo ad Osaka. Ah, che palle, vediamo anche gli eroi, hai visto? T'ho mentito. Infatti, Vediamo merda. Hawks. Dai, almeno Hux è bello. Che però lui è rimasto all'oscuro di questa cosa qua dei villain. Non sanno che stanno combattendo contro l'esercito. Dice, com'è che nessun eroe ha ricevuto segnalazioni da quello che sta succedendo, no? È successo qualcosa? E qua vediamo un flashback di quando lui si è incontrato con Dabi. Shigaraki si riposava mentre lui dormiva per riprendere le forze. Che era incazzato Dabi per quello che è successo, di quello che ti raccontavo prima, perché lui non si aspettava a portarsi Endeavor. È stato un po' fregato anche Dabi, no? Lui dice: voglio che dimostri che tu sei davvero leale alla Lega. Quindi portami qualcun altro che non sia il numero uno. E quindi pensa forse al numero 3, Best Genist, che qua dice che ha perso un polmone, però è ancora vivo. Ha perso un polmone nello scontro contro il 4-1, però è tornato all'opera, no? E va a trovarlo. Un vero peccato. Qua sembra chiaramente che Hawks voglia uccidere sì, Mr. Free, Best Genist. Perché uccidendo Best Genius forse la Lega si fiderà di te, però intanto lo sta uccidendo. Ah, e sta usando una piuma, tipo, cos'è? Sì, lui usa le sue piume come se fossero lame. Ok. Vediamo poi cosa succederà. Torniamo al presente, questi due che stanno ancora combattendo. Ah, questo era un flashback, Sì, ok. sì. Vediamo qua, stanno tutti quanti combattendo. Spinner forse fa qualcosa, non si sa. E vediamo di nuovo il politico che di nuovo incita i suoi subordinati, sì. E lui dicono che ogni volta che fa un discorso le persone si riempiono di energia. Ah, è tipo quella È anche questa quella di di One One Piece. Piece, chiaramente questa è nata prima, eh. E quindi lui si rende conto, Spinner, che lui non può permettere che Shigaraki perda energia contro persone inutili come quelli che lui carica, e quindi il suo compito è quello di fermarlo, deve essere, rendersi anche lui utile, no? E nel mentre vediamo che Twice ha raggiunto il capo supremo, il Sì. Nasone, Destro. e ha creato una copia di ogni personaggio della Lega. Sicuro che lui quando crea le coppie, copia anche i poteri. Quindi attualmente la Lega ha due personaggi che possono copiare i poteri, sia lui che Toga. Ok, però lei si trasforma, invece lui le crea Sì. proprio. E È lui lo minaccia. potentissimo, però. Se crea ancora un altro clone, uccido Giran. Non è mai stata intenzione ammazzarlo, ma dato che non è un membro ufficiale dell'organizzazione, però se mi rompi i coglioni lo uccido, no? Quindi vedi lui che crea sta mano. Cioè, il braccio diventa gigantesco. Ti ricordi che compariva del nero in faccia? Vediamo ancora qua e la sua mano, il suo braccio diventa gigantesco e spazza via tutti. Quindi elimina subito i cloni che ha creato Twice. Il vecchio di Fairy Tail mi pare che aveva È questo vero, potere sì, qua. Makarov, sì, è vero, sì. E me l'ho totalmente dimenticato.
Però la copia di Shigaraki è ancora lì, perché Shigaraki, pur essendo una copia, ha tutta la coscienza che ha anche Shigaraki, quindi è come parlare con lui in quel momento lì. Lo Shigaraki vero non saprà mai sta cosa, però parla con lui, no? Però. Potente. E quindi qua Shigaraki dice, Twice, crea un ammortizzatore se vuoi proteggere Giran. Quindi cosa fa Shigaraki? Distrugge tutto il palazzo e quindi crea appunto un modo per evitare che Giran cadendo si faccia male. E qua Shigaraki dice, se un essere umano cade da quell'altezza lì dovrebbe morire, no? Però a quanto pare Redesto non si è fatto molto. Vediamo che il vero Twice in realtà è rimasto giù da Toga. Per tutto questo tempo non hai mai voluto che ti misurassi. Lo so, dopo tutto sei una ragazza. Ma ora dovrei sopportarlo. Quindi ha creato una copia. Sì, la ragazza. Ha creato una copia perché? Per farle un... per passarle il sangue, per salvarla, capito? Tu quando crei una persona, una copia, è esattamente come adesso. Quindi non ha molto sangue, però tu puoi uccidere una copia per passarti il sangue, no? Madonna, ma c'ha un potere incredibile, c'ha 10.000 utilizzi. Cioè, tu ti rendi conto perché è così pericoloso sto Twice? È più sì, forte Madonna. Di tutti? Madonna, c'ha il potere definitivo. Mm-hmm. Porca puttana, copia le persone. Ma le copie sono forti come gli originali? No. Mi pare che l'altra volta mi no. Meno, sì. Però troia. Però, sì. Vediamo. Oggetti, persone, con gli stessi poteri. Porca troia. Poi abbiamo Spinner che sta andando all'assalto con altre copie di Twice in giro. Compensa con la pazzia, è vero? Allora, Twice, se fosse sano, non sarebbe così pericoloso. Cioè, sì, scusami, ma se non fosse paura, sano, sì. Infatti, con qualche stronzata come... Ma scusami, ma lì l'uomo tartaruga, lì, certo, la potere sa, è una lucertola. Sì, è tipo la ragazza rana, che è una rana, lui è un geco. Ok, è un po' uno sfigato. Dai, poveri del geco, dai, dopo vedremo. E c'è sto qua, nome in codice Trumpet, adesso ha sta maschera qua che gli dà, loro producono oggetti di supporto per gli eroi, come ti ho detto, no? Quindi ha sto oggetto di supporto che gli amplifica la voce, come fa Present Mic. E quindi lui, amplificando la voce, riesce a mandare il suo messaggio a tutti quanti. Il suo potere è incitamento. Più incita le persone, più diventano forti, in base al volume dell'incitamento. Quindi lui, con questo volume altissimo, incita tantissimo le persone e diventano più forti. Ma questo è il politico? Sì, è il politico. Ah, si è messo solo sta maschera, sì. Ha ragione Sara, però dice, però logica, se la copia è messa male non dovrebbe sparire. Sì, effettivamente sì. E dice, tu eri un hikikomori, eri bullizzato, perché ora sei qui? Il tuo rancore verso il mondo, punto domanda, che frase è? E lui praticamente ha semplicemente il potere di un gecko. Si era rinchiuso in casa perché mi ha maltrattato da tutti, no? Perché adesso... È un pigia mask lui. Sì, perché ti stai impegnando così tanto per Shigaraki, no? Dice, diversamente da Toga, io non amo niente, non voglio far niente di particolare. Ciononostante, quella volta il mio cuore era un fremito. Quando ha visto Stain alla tele, si è sentito qualcuno, no? Può essere, mm-hmm. Sì. Io sono emarginato della classe media, che non può fare l'uomo senza appoggiarsi prima su qualcuno. Ecco chi sono. E cosa c'è di male? E quindi lui dice, vabbè, sono uno sfigato, però io contavo su Stain, adesso sto dalla parte di Shigaraki, no? Mm-hmm. Ah, torniamo a Shigaraki, che è davanti a lui, che è diventato un gorillone praticamente. Sì, sì, proprio uguale a Makaro. Sì. Tendo a reprimere la mia rabbia, è la mia natura. Ed ecco perché mi è venuta questa fronte così. No, sai a chi è uguale anche? Al padre di Ren, di coso, di... Shaman King, sei presente il padre? No, non ho mai visto Shaman King. C'ha anche il naso uguale, è identico. Scusami, mi sta chiamando Lorenzo, lo saluto velocemente. Mi approfitto che ho finita l'acqua, sì, bravo, pausa. E adesso presenta chiaramente il quirk di Redestro, Rikiyo Tsubashi, nome in codice Redestro. E vediamo che
La man... Lui combatte con le mani, ti ricordo. Il suo potere si attiva quando tocca con tutte e cinque le dita al nemico. Gli ha strappato tre dita. Basta, finita. Finito. Sono stati questi i tuoi valmi cattivi a farlo? Superpotere stress. Man mano che accumula stress può convertirlo in forza. Più ne accumula più diventa forte. È il quirk che ha Sara. È anche quello di Hulk praticamente, se vogliamo, anche, sì. No? E anche probabilmente quello di Madonna, stasera non mi vengono i nomi del... Vabbè dai, andiamo avanti, chi se ne frega. E qua Ricchia gli dice, di cosa stai cercando di creare, Shigaraki, qual è il tuo obiettivo? Desideri solo la distruzione, dico bene? Flashback. Questa è la mano della mamma, nonna, nonno, papà, poi mano, le mani, vabbè. Dovrai sempre tenere i tuoi cari vicino a te, così quelle emozioni non svaniranno mai. Mia sorella, sì, ora mi ricordo, forza andiamo. Mi prendeva per mano ogni volta che mi mettevo a piangere. Anna era l'unica, anche se erano solo le parole innocenti di una bambina. Che cos'era la sorella questa? Sì, ogni tanto ha qualche flashback di quando lui era piccolo, no? Che quanto pare la sorella gli voleva bene. Vediamo lui che gli sta continuando a triturare la mano. È molto forte questo tipo, come puoi notare. Quando però, con solo due dita, tocca il dito di... E sveglio anche qua. Sembra riuscire a distruggere le persone senza aver bisogno di tutte le cinque dita. Ok. La mia testa sta per spaccarsi. Cioè Dado lo leggerebbe meglio, ma non importa. Mamma, la pelle intorno agli occhi sta peggiorando. Dov'è la medicina? Se continui a grattarti non farà altro che pruderti. Lui già da piccolo, ancora prima che risvegliasse il potere, si distruggeva gli occhi, no? Liberazione 80%. Quindi adesso ha liberato l'80% di stress, eh? Sta diventando ancora più forte. Era destro, chiaramente. Sì. Basta con i giochi. Stress output overload cluster. Quindi è diventato proprio un mostro oscuro. Ok. Sì, sì, è tipo Venom qua. È bellissimo, eh. Roba nera. Tieni Tenko, questo è il nonno. Degli Ohagi. Il nonno ma è da parte di madre, eh. Non è il marito dell'eroina. Okay. Lui in realtà era amato da tutti, come vedi. Su, non piangere, fare piangere anche la tua nonna. Nina. Radestro, stia attento, si sta dirigendo verso di lei. Sta arrivando Gigantomachia. Ah, ok. Tutti i miei sensi si sono acuiti. Mi hai chiesto cosa sto cercando di creare? Tutto sta diventando più chiaro e vivido. Hai indovinato. Come se fosse successo ieri. Quindi... si toglie la mano dalla maschera, dalla faccia. È vero, io esisto solo per distruggere. Tanto noti come i capelli lui diventano sempre più bianchi. Cioè, prima era, non era così chiaro lui, eh. Sta invecchiando proprio. Futuro? E chi lo vuole? Di nuovo flashback, è tutto così, eh. Vediamo il padre che rimprovera il bimbo. Dice... hai importunato delle persone mentre giocavi a fare l'eroe, vero? Il padre si chiama Kotaro, che lui è il figlio di Nana Shimura, eh? Lui non vuole che suo figlio giochi a fare l'eroe. In casa nostra c'è una regola, l'unica regola che mio padre aveva stabilito, appunto. È vietato parlare degli eroi. Tenko Shimura ha 5 anni. E lui era tristissimo per sta roba, no? E siamo, il tuo padre siamo non voleva ancora qua, ma poi arriviamo qua. Sicuramente. Suo padre non voleva che si parlasse di eroi. Guarda caso, il padre è figlio di una eroina. C'è qualcosa sotto, chiaramente, no? Ok. Hai già 5 anni e non è ancora un quirk. È meglio che impari la lezione adesso, non soffrirai per tutta la vita. Non sarai mai un eroe, no? Mio padre era un imprenditore che aveva accumulato una grande fortuna in giovane età. Aveva persino... invitato i suoi suoceri a vivere con noi, che sono i due nonni che abbiamo visto lì, no? Vediamo il bimbo che soffre perché è lì prude. Tutto sommato era amato, no? Aspetta, però, sua nonna
Era la, era la mamma di lui, quindi era la mamma del padre. Mm-hmm. Ok. Per qualche motivo suo figlio ha degli eroi, però. Come sua madre. Ok. Dice, potrò fare la... potrò fare l'eroe se avrò un quirk, eh? Ma non è che papà ti odia, è che lui sa quanto è difficile essere un eroe. Perché ripensa appunto, ovviamente ha avuto problemi con la mamma. Anche dopo quello che ha detto papà, io sono dalla parte tua. Diventeremo entrambi eroi. E quindi in questo momento lei gli porge la foto che abbiamo visto prima, no? Per fare vedere che sua nonna è un'eroina. E voglio farti qua notare sembra... chi sembra. Esatto, sembra proprio il protagonista. Ma lui è il protagonista, ma è Villain Academia. Cioè, per farti capire quanto proprio... il villain quanto è importante come protagonista. Per quanto sia amato Barbanera, è l'antitesi di Ruffy, compare mai però. È sempre presente Ruffy, non Barbanera. Invece quanto è presente Shigaraki in questo manga? Tanto. Sì, sì, quanto è protagonista, praticamente. Sì. È tipo Garo di One Punch Man, sì. Cioè, il protagonista di One Punch Man è Saitama. Però uno potrebbe dire che è Garo. Sì. E qua viene rimproverata la figlia e lei usa la... cioè, mente, dice che è stato Tenko a voler vedere la foto, non è colpa mia, no? Però vabbè, sai quando i bambini, quando sono piccoli, fanno queste cose, no? Infatti è Garo, sì. Proprio la nonna che fa l'eroina, cioè. Sì, sì. E quindi qua il padre picchia Tenko. Quella non è vostra nonna. È una donna orribile che ha abbandonato il proprio figlio. Ok. Che è la foto che avevamo visto prima, no? Sì. Aiutatemi, non stategli a guardare, qualcuno mi aiuti, qualcuno. E lui viene appiccato dal padre, ma nessuno lo fermava. Fanno soffrire i propri familiari pur di salvare un branco di sconosciuti. Lo odia gli eroi per questo motivo qua. Magari Nana Shimura è una brava eroina, però non ha salvato il figlio, quindi che eroe sei? Un po' come Endeavor, no? Salva tutti, ma non salvi la tua propria famiglia. E qua vediamo che la mamma gli aveva lasciato una lettera dal figlio. Mi dispiace averti dovuto lasciare così. La mamma deve sconfiggere un uomo molto cattivo. Potrebbe venire a cercare anche te, Kotaro. È per questo che devo tenermi lontana da te. Cioè lui l'ha lasciato per evitare che All for One andasse da lui. Cioè non l'ha fatto, non l'ha abbandonato per altri motivi, è no? È chiaro, dai, Ti voglio bene, Kotaro. Vivi una vita felice e piena di sorrisi. Io ti guarderò sempre da lassù. Che ne è stato della famiglia felice che volevamo costruire insieme? Non doveva andare in questo modo. Io ti ricordo comunque, lui è stato abbandonato dalla madre, è cresciuto male, diciamo. Nonostante ciò è riuscito a far soldi, a crearsi una famiglia, due figli, una bella casa, no? Comunque, a parte il suo problema del figlio, sono una famiglia ben messa, no? E vediamo il piccolo Tenko che piange. Perché alla fine, scusami, chiarisci il problema del figlio, ti riferisci al fatto che... lui vuole diventare un eroe, ma il padre dice no, non fare sta cosa. Ah, ok, questo intendo. Cioè lui è un bambino come gli altri, vuole essere un eroe alla stessa età di Izuku, mentre Izuku veniva incentivato a diventare un eroe come Izuku, come fa la madre Izuku, lui veniva trattato male, no? E quindi piange. Ma questa storia qua del prurito che c'ha, da cosa è... provocato, cioè si capisce. Eh beh, dal quirk. Probabilmente gli risecchisce la pelle, probabilmente sarà una cosa secondaria. Però ancora non l'aveva sviluppato. Per dire, non mi ricordo se forse viene detto dopo, ma te lo dico subito che non è importante. Toga. Via, come Radiant, no? Che ogni potere corrisponde. Sì. Pensa a Toga, no? Toga le piaceva succhiare il sangue e la gente la trattava male per questo motivo. Vabbè, è inquietante come cosa. Ma perché le piace succhiare il sangue? Perché ha sviluppato un quirk che ha a che fare col sangue. E quindi inconsapevolmente ha risvegliato in sé, in lei, una voglia di sangue. Non ne posso più. Io... guarda le manine sul cane. Sì, sta per ammazzarlo, povera bestia. Li odio tutti. In questo momento uccide il cane. Detto io. Però nel mente si avvicina la sorella che le chiede scusa, no, per avergli dato la colpa, e vede che il cane è morto, no, e lui piange perché lo dice forse dopo. Lui pensa che non sia stato lui a ucciderlo, ma che è arrivato un villain, e quindi dice ferma, attenta, c'è un villain, la prende. Pensavo fossimo stati attaccati da un villain.
No, adesso ammazza anche lei. E Anna-chan si frantumò a causa del cattivo. In quel momento ancora non sapevo. Ah, si frantumò a causa del cattivo. Sì. E poi ha capito dopo allora che sì. C'è stato lui. Ripensandoci... Si è svegliato il quirk in quel momento. Ripensandoci ora, lo capì già allora. E gli tocca a terra, si disintegra tutto. È stato un lento ma costante accumulo. Io odio tutti. Vedi che sta... È qua già lui all'inizio. Vedo che come lui ci viene presentato, tocca con cinque dita la persona e la disintegra. In questo momento qua lui da piccolo, quando ha risvegliato il potere, tocca terra, disintegra terra, la disintegrazione raggiunge la madre e si disintegra anche la madre. È una cosa che lui nel presente non può fare. Perché ha soppresso il potere, diciamo, per colpa di questi comunque traumi. Veramente troppi riferimenti a Fairy Tail, perché lui ha il potere di Gildarts praticamente. Ti ricordi che Gildarts quando arrivava... Gildarts fortissimo, Dovevano spostare tutte le case perché sennò distruggeva tutto solo camminando. E vediamo che lui... Però quello che mi piace, no? La mamma, nonostante tutto, cerca di raggiungerlo, abbracciarlo, ma nel fare ciò si distrugge. È la parte più bella di stavo per dire di Fairy Tail, di My Hero Academia, comunque sono sempre i villain. Sì. Ci sono queste situazioni molto... E qua vediamo che ha ucciso anche la nonna e il nonno, e arriva il padre. Per favore, vivi una vita felice da ora in poi. Bella questa vita felice che Nana Shimura voleva per il figlio, che no? Lo stava pensando, diciamo. Era la madre di lui che gli ha lasciato la lettera. Vivi una vita felice. È la parola della nonna. Per quello ti dicevo, lui si è costruito questa vita bellissima, se non fosse per il fatto che suo figlio era ossessionato dal diventare un eroe e il padre aveva sti problemi con eroi, e il figlio gli ha distrutto tutto. Cioè, tu pensa se lui gli avesse dato amore, suo figlio non sarebbe diventato così. E il figlio ha ucciso tutti. Cioè, tu pensa che se un giorno lo rientro vi uccide tutti. Che cazzo fai? Capito? Ti senti una merda? Ma, cioè, applicale a te queste cose. Non ho un figlio. Con un prorompente intinto omicida, ho toccato mio padre. Muori! Muori! Quindi su di lui si è tuffato apposta per ucciderlo. Invece non gli ha fatto niente. No, l'ha ucciso. Vediamo. E il mio corpo si è riempito della più soddisfacente sensazione. Ok. Madonna, che disegni. Pensa che l'anime è identico, no? No. Nell'anime ti immagini che sia una pagina, una faccia piatta senza ombreggiature? Quanto perde? Sì, ma è ovvio, l'anime, cioè... O investi miliardi, non puoi farlo così nell'anime. Guardiamolo ancora un pochettino. Tutto semplificare. E quindi lui qua vediamo Tenko che va in giro, ha ucciso tutti, sì, e non sa cosa fare, è in giro per la città che è in cerca di aiuto, no? Sempre flashback, ok? Ed è pazzissimo, perché nessuno mi aiuta? Se solo quell'uomo avesse fatto qualcosa, se solo quella donna avesse fatto qualcosa, se in quel momento anche solo una persona mi avesse dato una mano. Una mano, sì. E chi gli ha dato la mano? All for One. Se lui fosse stato aiutato da un eroe, magari non sarebbe diventato quello che è ora. Gli ho fatto indossare le mani dei suoi familiari affinché restasse in contatto con quei ricordi, ma anche per aggravarli. Perché è ancora ansioso, visto, sta ancora inconsciamente frenando la sua unicità. Ma mi prenderò cura io di lui. Ha solo fatto il primo passo per diventare un simbolo di terrore che brama la distruzione. Quindi lui ha represso i suoi sentimenti e ha diminuito il suo stesso potere. Tomura Shigaraki. Quindi gli ha dato il nome, Tomura Shigaraki. Adesso sei colui che compiange il proprio passato da Tenko Shimura. Tomura viene dal verbo Tomurau, che significa compiangere. Simboleggia la tristezza legata alla morte e alla separazione. E Shigaraki invece... è il mio cognome. Quindi qua scopriamo che Shigaraki è il cognome di All for One. E anche del primo possessore del One for All. Perché è il fratello, no? Ok. Ok. Quindi lui gli ha dato il suo cognome e gli ha inventato un nome. Ma in realtà lui si chiama in un'altra maniera. Si chiama Tenko. C'era stato detto. Tenko Shimura. T'ho detto mille volte. Si chiama Tenko, che è il nome. Che è ragazzo del cielo, Tenko vuol dire, perché te nel cielo, Ko è bambino. E Shimura è il cognome della nonna.
quel giorno uccisi. Lui l'ha chiamato Shigaraki. Sì. Ma Tomura. Chi è che si chiama Tomura? Nessuno, gli ha dato un nome così. Ah, sì, gli ha cambiato nome. Sì, 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 sì. Quel giorno uccisi mio padre perché era ciò che volevo. Vedere mia madre e gli altri polverizzati mi fece sentire più leggero. Non fu una tragedia. Queste non mi servono più. Quindi decide che non ha più bisogno di queste mani, non ha più bisogno di questi ricordi. Ormai si ricorda le cose, no? Se distruggo ogni cosa prima che tu faccia qualcosa di concreto, non c'è gusto. Quindi sembra essersi risvegliato completamente e vuole distruggere, ancora più deciso a distruggere tutto. E adesso Gigantomachia si sottomette. E qua vediamo che chiaramente Red S è in difficoltà. Ci siamo nascosti per generazioni. Sarai tu a portare a termine il volere di Redestro. No, di Destro. Tu riuscirai lì dove lui ha fallito. Lui era il figlio dell'inventore di quel libro, no? Di che libro, scusa? Del libro della liberazione. Quindi lui, grazie ai suoi oggetti di supporto, si crea questa armatura della Madonna. È l'Hulkbuster che c'è in Avengers, no? È Hulk con l'armatura. Ho raggiunto il 150%. Ah sì? Non sembra tanto spaventato da sta roba, no? Perché nel mentre arriva, cioè sta arrivando Gigantomachia, no? Dottore, mi sente, ci porti via. Machia fuori controllo, ci ucciderà tutti. Ricontattami quando avrete seminato l'esercito di liberazione. Lui non vuole saperne, dovete sconfiggere questi e poi ce ne andiamo. Cos'è che ho fatto? Perché l'ho messa così? Vabbè. E Shigaraki nel mente sta distruggendo tutto. E adesso vedi che non riesce a combattere, a far niente? Sì, vedo che si è rimpicciolito, no? Sì. Ha distrutto tutto. Allora, nel manga non è che si capiva bene, però praticamente se tu stai a terra, la distruzione arriva anche a te. E quindi lui rischiava di morire, quindi si è tranciato le gambe per interrompere la distruzione. Praticamente se tu vieni colpito dalla distruzione, se tu ti togli la parte del corpo che sta per essere distrutta, si ferma lì. Quindi lui si taglia le gambe, i piedi, come vedi, per evitare di essere distrutto. Situazione One Piece anche questa. Sì, sì, 150% non fa niente. È uguale alla scena di come si chiamava il padre putativo di Sanji. È uguale, Zef, taglia, sì, sì. A Zef si taglia. Sì, questa la mangia. E arriva nel mente Gigantomachia, che si è accorto che il maestro è uscito, no? Ricordami com'è iniziata questa battaglia. Adesso Riki è lì, davanti a Shigaraki, inerme, ha perso. Era convinto di vincere, ma Shigaraki ha distrutto tutto. Cioè, Shigaraki ha distrutto tutto col suo megapotere, è arrivato Gigantomachia, ha ucciso mille altri... E in più Twice ha liberato il suo potere. Se continuiamo a combattere non faremo altro che causare altre morti inutili. Alleanza? Poter usare i superpoteri liberamente. La liberazione al posto della soppressione. Oh grande destro, se il leader ideale della nostra liberazione deve essere la personificazione della libertà, allora questo ragazzo che è riuscito a scrollarsi di dosso il peso della nostra storia e del nostro destino. Intanto vediamo Gigantomachia che rivede il maestro da un Shigaraki, no? Il superpotere dell'esercito di liberazione è adesso al tuo comando. Quindi lui che prima o poco fa non aveva niente, adesso ha un esercito della sua e soldi. Perché è ricco questo qua, no? Chiaro, chiaro. Ti piace che l'ho messo tutto così grande? Bello, sì. Immagino che tutte queste immaginette che mi fai vedere anche piccoline nel manga molto sono grandi, sì sì, chiaramente. No, bello. Successore, la nostra storia aveva preso velocità. Avete molti soldi, vero, signor presidente? Presidente? E nessuno avrebbe potuto fermarla. Una settimana dopo la battaglia del grande ritorno nella città di Deika. La Deika è la città dove eravamo adesso. Una settimana dopo...
Secondo i testimoni, il responsabile della tragedia avvenuta in quella che un tempo era una cittadina pacifica sarebbe un gruppo di 20 individui che portava rancore nei confronti degli eroi. Quindi hanno inventato che in realtà c'è stata una rivolta che ha distrutto la città, non che c'è stata tutta questa guerra. Gli eroi sono sopraggiunti all'ultimo e si è generata una battaglia. Tutti i colpevoli sono stati uccisi. Vediamo no. Toga lì che è morta. È morta! Se Toga non avesse condiviso il suo sangue, Toga sarebbe morta. È morta la finta Toga. Però è morta. Lui è dispiaciuto per la finta Toga? Sì. Arriva strano. Adesso che c'hanno i soldi, finalmente possono mangiare il sushi. Avevo letto sono viva e Vegeta. Vegeta, sì. Una reference a Dragon Ball. È arrivato il momento, datevi una mossa. Vedi, loro sono lì a mangiare il sushi, che però arrivano Skeptic e Trumpet, che sono sopravvissuti loro. In realtà dei capi è morta soltanto la donna. Ma porca troia, l'unica figa fa morire la figa. Ma poteva morire quel cappellone? Sì. Signori e signori dell'esercito, signori e signori dell'esercito di liberazione, sono io, Re Destro. Da questo momento in poi l'esercito per la liberalizzazione dei superpoteri risorgerà. Pensavo che le mani di Tomura fossero andate distrutte. A quanto pare una di loro era intatta, quindi alla fine ha scelto di rimettersene una in faccia per fare il personaggio, no? Sì, sì, quindi diventerà il suo segno distintivo, eh? Sono convinto che Tomura Shigaraki sia il vero liberatore. Si è guadagnato il mio massimo rispetto e di conseguenza ho deciso di abbandonare il mio ruolo. L'esercito per la liberalizzazione dei superpoteri e l'unione dei supercattivi si uniranno sotto un nuovo nome. Il fronte di liberazione paranormale. Quindi vediamo quelli dei i villain che, della Lega che arrivano, entrano e guarda che bello Twice come entra in scivolata in ginocchio, no? Abbiamo abbandonato il titolo di super cattivi e abbiamo ampliato il termine superpoteri affinché comprendesse una più vasta gamma di interpretazioni. Inoltre i nove individui che si trovano sul palco di fronte a voi sono stati nominati ufficiali e formeranno le proprie squadre con gente di propria scelta. Notiamo che Gaten, quello del ghiaccio, ha sto volto qua, sembra una ragazzina. Ah, ok. Ma quello lì con la maschera invece che questo è del gruppo di Shigaraki. È Mr. Commerce, sì. Quello che crea le palline. E che servivano a far cosa queste palline? Tipo le Capsule Corp. Aveva rubato lui Bakugo rinchiudendolo in una pallina. Ah, quindi per prendere su cose e persone, quindi. Sì, anche gli oggetti, fare Pokéball. Ok. E Ox è lì tra il pubblico, siamo arrivati troppo tardi. Se Ox avesse saputo prima di quello che sta succedendo, magari interveniva, no? Mettendo da parte l'ipotesi che lui non sia chi dici di essere, rimane il fatto che ha ucciso qualcuno. Quindi abbiamo un flashback di Ox, che ha portato il corpo di Best Genius da Dabi. Quindi Ox ha ucciso il numero 3. Ma cioè è così, cioè, ma lui in teoria fa il triplo gioco, quadruplo, cioè dovrebbe essere buono. Ha ucciso Best Genius per farsi credere da Dabi. Cioè, ti rendi conto che il eroe numero 3 è stato ucciso? Da Ox? Ma adesso lui cos'è che è? Il numero 2 lui? Lui è il numero 2, quindi. sì. Ma e prima cos'era il numero 3? Ma prima 4, non c'era. Il numero 2 non si sa, il numero 3 non si sapeva prima, però si suppone fosse lui, perché Best Genius era il 4. Ah. No, mi è venuta in mente un'altra domanda, ma dai. Ah no, sì, l'ha portato praticamente... Com'è che l'hai chiamato il tipo a cui gli ha portato il corpo? Dabi. E Dabi era il broker? No, quello di fuoco. Quello di fuoco. Ah, quello di fuoco si chiama Dabi. Ok. Che è questo qua, no? Sì, questo a destra, sì. Si chiamano Toga, Compress, sì. Twice, Spinner, sì. Dabi. Cioè loro cinque ti devi ricordare che sono importanti. Gli altri chi se ne si chiama quello tutto nero che si duplica? Twice. Doppio. No, perché avevo sentito diverso. Si chiama doppio proprio come il suo potere, sì. Sì, infatti Dabi era l'unico che non sapevo. Sì, Dabi. Non mi ricordo, vuol dire bruciato Dabi, mi pare. Una roba del genere. E qua dice il dottore che, come promesso, è domato magia, quindi ora ti cedo il potere. Ti darò il potere, okay. Se questo è ciò che desideri.
E mentre Dabi raggiunge Ox, dice, sembri felice, no? Ho ancora un alleato qui dentro, devo capire la situazione e fare rapporto a Endeavor e agli altri immediatamente. Io credo che la situazione sia, io sono ancora infiltrato, devo cercare di mandare informazioni a Endeavor, no? Mm. Se rimani indietro il Giappone è finito. Ma chi è che sa che lui è infiltrato? Cioè, dei buoni, per dire. Nessuno. Nessuno sa, perché no. Devo dirlo ad Endeavor, ma non è d'accordo con Endeavor. Machia non ha cervello, non può far niente. Torniamo a scuola, quindi ora accompagno gli eroi. Però aspetta, ricapitolami un attimo questa roba qua. Allora, lui è infiltrato tra i cattivi... dai piani alti dei buoni. Sono i piani alti dei buoni. Cioè, la polizia segreta, per dire, sa questa Ok, e allo stesso tempo i cattivi pensano che lui stia lavorando per loro. Ok, sì, va bene, basta. Piani alti. I villain tecnicamente pensano che lui sia infiltrato tra gli eroi. Sì, che lui sia un eroe, però in realtà stia facendo doppio. Sì. Mm-hmm. Va bene, cioè lui è un eroe. Sì. Siamo a dicembre, fine di dicembre. È passata una settimana da quell'incidente, di lui che si è risvegliato il potere, no? Quindi da allora si sta allenando per cercare di padroneggiare quel potere, però lui pensa che questo è un potere che sarà per il futuro, finché non riuscirà ad avere al 100% il controllo del One for All, non potrà controllare al pieno anche quel potere lì, no? E altri eventuali poteri. Ma è una metafora quella porta piena di... Sì, sì, non è Fullmetal Alchemist, è una metafora, sì, sì. Sì, okay. Okay. È una metafora di lui che tiene il potere. Si stanno allenando, tutti si stanno allenando a sviluppare i poteri. Vedi che esce l'oscurità lì dal dito. Sì. Dice, sì. Per il momento appare un secondo per poi scomparire. E quindi cerca di illudere tutti che lui sta facendo progressi. Tutti ci rimangono di merda, no? Che cos'è sto progresso? No, questo progresso piantala di sgasarti per quella schifezza. Quindi in una settimana non ha fatto progressi. E poi dice che ricominceranno a lavorare sul campo. Quindi adesso che Bakugo e Shoto hanno la licenza, e faranno di nuovo lo stage, cioè quello che hanno fatto con la saga quella lunghissima che ho fatto con te, che è durata 3 ore, quella lì. Qua vediamo che sono riunioni dei professori, c'è anche Sara lì, e c'è il preside che dice che dobbiamo fare di nuovo lo stage. Ma sei sicuro? Non è pericoloso? Sono passati 4 mesi da quando gli studenti si sono trasferiti nei dormitori, ma non ci sono ancora stati atteggiamenti sospetti per capire se c'era la spia tra gli studenti o meno, no? Perché se ci fosse stata la spia tra gli studenti, secondo il preside, avrebbero attaccato la scuola. Sì, devo ancora leggere, perché è un cazzo di One Piece adesso, stiamo facendo una cosa più importante, ma io l'accademia. Quello che tu me l'hai detto. E qua dice All Might, ma oggi tornerai? Perché è successo qualcosa a Midoriya? Non dirmi che ti sei dimenticato che giorno è. Che giorno è oggi? Il compleanno di Midoriya. È Natale! Ah no, è Natale. E qua sta molto carino. Il tutto capitolo basato sul Natale, ho tagliato un botto di roba. Ma che ogni personaggio ha il cappello con la punta del proprio potere. Tipo, Todoroki c'è la metà rosso, metà bianco. Lui c'ha il tubo, come cazzo si chiama? Ah, ok, sì. Lei c'ha la ranetta, lui c'ha l'elettricità. Ognuno c'ha la propria cosa, tranne Baku che si sta allontanando. Quella invisibile, giustamente, non ce l'ha. Non c'è niente, sì, giusto, bravissimo, bravissimo. Vabbè. Ma scusami, questo qua... Vabbè, dai. No, dimmi. No, questo qua a sinistra è quello che ha il potere de che? Della coda? Però è tagliato, così non sai cosa c'ha, perché lui è inutile. Dai, chi se ne frega, puttanata. Bene. Quindi lui ha provato a ricontattare l'agenzia di Sir Night Eye, che è morto, però adesso il capo è diventato l'uomo centipede. Dice, mi dispiace, siamo pieni, non possiamo averti come messaggista. Allo stesso modo, Bakugo non può contattare Best Genist perché sembra essere sparito. Dov'è Best Genist? Poi abbiamo un flashback che gli chiede, hai scelto alla fine un nome d'eroe? Lui aveva pensato tutti i nomi d'eroi pazzo, no? Tipo, dio delle distruzioni, uccisore del mortale degli umani, roba del genere, no? Che non sono nomi d'eroe. Re delle esplosioni mortali, lord delle esplosioni mortali. Sei un bambino delle elementari? Che fastidio, mi stupidi.
Il tuo nome rappresenta la tua volontà. Che cosa vuoi diventare? Che cosa dovresti diventare? Ancora non riesci a vedere all'infuori di te stesso. Ed è quello che voglio mostrarti. Quindi qua Baku ripensa al suo maestro, che però non c'è più. Ma lui non lo sa che non c'è più, eh? E quindi, dato che entrambi non trovano, Shoto gli propone: perché non venite con me a lavorare con mio padre? È un'occasione d'oro per loro due lavorare col numero uno. Ma noi non sappiamo il nome che si è scelto. Shoto si va a chiamare Shoto. Bakugo non sai che nome si è scelto adesso, no. Non si sa il nome dell'eroe, perché ogni volta ne propone uno, ma sono nomi del cazzo, quindi no. Quindi è sempre senza nome. Okay. Sì. Ma anche il protagonista non ha un nome dell'eroe? Deku, sì. Deku. Ah, giusto, sì, si è scelto come nome. Mm-hmm. Quindi qua vediamo, questo dovrebbe essere... Ah no, non dovrebbe essere un cazzo. Abbiamo Ox che raggiunge il fronte. Di dove sei andato? Sono andato a bere un caffè. Vediamo che Skeptic ha riempito di cimici le ali di Ox, così per evitare che vada dagli eroi a spifferare. Così se dice qualcosa loro sanno cosa dice. È mega controllato Ox. Quindi prima di sto fatto, supponendo che sarebbe successo ciò, dice che ogni prossima comunicazione sarà trasmessa tramite codice. Quindi d'ora in poi dovrà comunicare tramite codice con i buoni, no? Vediamo Endeavor che accoglie amichevolmente i tre ragazzi. Benvenuti! È quello che vi aspettavate di sentire? Ovviamente è incazzato, non li vuole come sottoposti. Tuo padre è proprio un rompiballe. Shoto, questo è davvero tuo amico? Quindi loro praticamente iniziano ad allenarsi, gli dice: se volete stare al mio passo, se volete allenarvi con voi, con me, cercate di stare al mio passo. Io lavorerò da eroe, anche se voi mi starete alle calcagna non ci saranno problemi, perché tanto io riesco a sconfiggere tutti da solo. Dovete cercare di raggiungermi e catturare un villain prima di me. Quindi lui li mette alla prova su sta cosa qua. Se riuscirete a superarmi, vi accetterò. Nel mentre vediamo che c'è questo villain che sembra tipo, boh, non ti dico niente, che è sopra queste bolle. Devo sconfiggere questo villain. E nel mentre arriva anche Ox, che sta leggendo il libro della liberazione, no? Crea sta bolla gigante, questo villain. Ma arriva subito Endeavor, che col Flash Fire Frost brucia tutto. Tanto adesso Endeavor dovrebbe comparire col nuovo costume, vediamo, eccolo qua, bellissimo. Strafigo. Il tipo scappa, e quindi Endeavor lo rincorre. Però cade in una trappola perché stanno comparendo dei compagni a vedo che ti assabo. Fare l'imboscata. Però mentre lui cerca di catturare il villain, arrivano i tre ragazzi. Scusami, in realtà ne vedo due, sì, perché c'è Bakugo e Todoro e Deku, ma non c'è Shoto. Ma arriva anche Ox. Quindi in un istante, ciao Peppe, buona serata. In un istante arrivano i ragazzi, e quindi per dire: guarda Endeavor, ti abbiamo sopportato, siamo utili per te. Però in realtà arriva Ox ancora prima di loro due. Quindi Ox è ancora più veloce di loro. Sì. Quindi va da Endeavor e dice: hai letto questo libro? Gli ideali di destro sono una manna dal cielo. Una società in cui ognuno può badare a se stesso. Si addice all'era in cui viviamo. Grazie, Zantino. Grazie per i 3 anni. No, non buona serata. Resta a seguire, dai. E qua Endeavor dice giustamente: ma cosa sta dicendo Ox? Non ha mai parlato così. Cos'è? Cosa sono questi ideali di destro? Se riusciamo a trasformarlo in realtà, avremo tutto il tempo libero del mondo. Quindi cerca di parlare in codice, fargli capire che c'è qualcosa che non va con questo libro. Grazie Giulio, col Prime, fortissimo Giulio, ora puoi lamentarti se faccio qualcosa che non va. Grazie. Grazie Giulio, anche perché ci sono altri canali a cui fare il Prime, io non capisco. E qua Ox gli dice: grazie.
dagli un'occhiata, ok? Quindi gli consegna proprio sto libro. Mm-hmm. Assicurati di controllare le parti che ho sottolineato, in particolare la seconda. Grazie, Zanto. Vabbè, comunque è sgamabilissimo. Cioè, io sentirei se sentissi queste brava, cose qua. ma no, tu vedi dal loro punto di vista. Assicurati di guardare specialmente le parti sottolineate. Ah, quindi Oaks si è anche preso la briga di sottolineare le parti più importanti del libro. Ma siamo all'ufficio di Endeavor, è la prima volta che vediamo i subordinati di Endeavor, vediamo sta ragazza che si chiama Burning, che immaginate con i capelli verdi fuoco. Mm-hmm. Poi abbiamo l'uomo mummia. Questi sono i sottoposti di Endeavor. Dietro c'è Lady Ridella, ho visto. Vabbè. E qua Endeavor pensa, quando era con me si comportava da buffone, ma oggi era diverso. Oggi l'hai mai visto sorridere, Ox, no? È sempre serissimo. Se non hai abbastanza tempo, leggi solo le parti sottolineate, ok? In particolare la seconda. Sicuramente l'ha detto per una ragione. La seconda. Quindi cos'è la seconda? La seconda lettera, tipo, no? Però loro non hanno lettera, hanno le sillabe. Sì. Si riferiva a parola, vabbè. Si riferiva alla seconda parola. La seconda parola di ogni parte sottolineata. Sono tutte collegate. Il nemico, esercito, liberazione. L'unione, subentrare. Numeri, oltre 100.000. Quindi è riuscito a mandare il messaggio, no? Mm-hmm. In ogni caso mi sto impegnando a diffondere l'ideologia della liberalizzazione. Quindi abbiamo Ox qua alla tavola rotonda con tutti i Vinian, tranne Shigaraki. Manca Shigaraki. Però c'è mm-hmm. Yantomaki dietro che Pier lo voleva. Vivo. Sembra un angelo scuro con le ali così in ombra, tutto nero. Ottimo lavoro, Ox, puoi andare. Mi sono allenato senza sosta affinché nemmeno il più piccolo grido d'aiuto mi sfuggisse. Le mie possenti ali possono distinguere i suoni dai piccoli cambiamenti nelle vibrazioni dell'aria. Quindi lui riesce a sentire cosa succede anche a distanza grazie alle ali. Mm-hmm. Quindi allontanandosi dalla porta sente comunque quello che sta succedendo dentro. Io sento tutto. Sì, assicurati di tenere alto il morale delle truppe. Quando Tomura avrà quel potere, finalmente saremo pronti. Quindi loro non si confidano direttamente con lui, ma lui riesce a sentire comunque. E c'è anche dell'altro. Okay. Noi quattro, dopo mesi di attesa, poi da... vabbè, 4 mesi da adesso. Finirà tutto in un boom. Tomura distruggerà ogni cosa. Ok. Non li sottovaluterò un'altra volta. Schiaccerò quel che resta di All Might con tutto ciò che ho. La prossima volta sarà anche l'ultima. Originariamente iniziai questa ricerca per supportare All For One. Qua è il medico che parla. È un quirk in espansione, per così dire. Ad ogni generazione lui diventa più impuro, più ambiguo e più potente. E poi è un po' come l'All For One, no? Mm. Senza un corpo che sia in grado di tenere il passo della sua memoria ed espansione, finiresti per perderne il controllo. Quindi, Ruffy, Izuku ha questo potere che ogni generazione diventa più forte perché ha accumulato forza. Invece il potere di All For One diventa più forte perché ha accumulato quirk e memorie. Mm. Quindi ha lo stesso potere, è lo stesso potere, come hai capito, ma opposto, no? Okay. Mm-hmm. Per i prossimi 4 mesi dovrei sopportare l'inferno. Tomura è l'amico. Ma quando riemergerai, tutto sarà a tua portata, persino il One For All. Ma cos'è che gli stanno facendo? Vabbè, adesso è figurativa come cosa. Lo intubano per diventare più forte, per potenziare il corpo, per poter sopportare l'All For One. Cioè, Izuku si è allenato per sopportare il One For All e si sta ancora allenando per farlo. Invece lui deve essere modificato geneticamente per poterlo sopportare subito. Quindi ora gli sta passando al quirk del maestro, quello che ti sto dicendo. Sì, no? Sì, adesso ho capito. A proposito del libro che hai consegnato agli eroi, ma che faccia da pirla che ha lui quando è sorridente, eh? Mm. Non solo l'hai letto tutto, hai anche catturato l'essenza di Destro, l'hai proprio capito. Vedi che lui ci ha creduto? Sulle parti sottolineate. Vero nano di One Piece. Mm. E qua vediamo... che appunto i capi supremi che hanno
mandato Hawks nei villain, si sono incontrati con Endeavor e gli hanno chiesto di allenare i ragazzi. Fai un apprendistato con loro senza spiegare il motivo, però devono diventare anche loro forti. Non bastate più solo voi eroi. Preparare gli studenti come riserva in caso di fallimento. Ma prima di iniziare dovete dirmi qualcosa di più su di voi. Quindi, ok, vi alleno, però raccontatemi qualcosa di voi. Il primo è Izuku. Come maestro con Naruto. Vuoi leggere? Eh? Sembra, Madonna, ma quanta roba è? Ma sei fuori? No, non devi. Cioè, se tu. Io non ho mai letto questa cosa. Immagino. Ma se tu leggi, dice cose serie. Vediamo dietro che sono infastiditi da tutto quello che sta dicendo Izuku. Chiaro, perché fa il primo della classe. Sì. Mi sono fermata ad attacco a lunga distanza, che è la prima riga. Anche noi. Ho fatto bene. Quindi, riassumendo, vuoi riuscire a perfezionare la tua potenza d'uscita in movimenti in qualunque istante, ho capito. E lui invece l'ha ascoltato davvero. Che è una cosa. Sì, in Hunter x Hunter però lo fanno davvero. Savice qua è fatto in modo meme. Perché è Izuku che è così, no? Però è bellissimo che Endeavor l'ha ascoltato davvero. Non l'ha mandato a fanculo. Il vostro compito per quest'inverno è di sconfiggere un cattivo prima di me, anche se solo uno. Una settimana dopo. Che poi è quello che già stava già facendo. No, ma te l'ho detto io, però vabbè, sì, fa niente. Ok. Quindi vediamo, questa qua è la sorella di Todoroki, cioè di Shoto, si chiama anche lei Todoroki. Dice, perché non inviti tutti quanti a casa? Mi cucino io. Ogni notte mi addormento pensando che cosa posso fare a questo punto per la mia famiglia. Faccio lo stesso sogno ogni notte. Mia moglie e i miei figli seduti felici e contenti intorno al tavolo, ma io non sono mai con loro. E qua vediamo che sono tutti quanti a tavola. Izuku è felicissimo, Baku come sempre è incazzato. Lei si chiama Fuyumi, se non sbaglio. Quello che mi piace di lei è che lei comunque cerca sempre di essere sorridente, di stare dalla parte di tutti. Non odia completamente suo padre, come i due figli. Ma quello che odia di più di tutti suo padre è Natsu, questo ragazzo con i capelli bianchi, no? Infatti a una certa lui se ne alza dalla tavola e se ne va. Izuku, è tutto buonissimo. Nonostante abbia un gusto intenso, la pelle di questo pollo fritto è croccante al punto giusto, il che lo rende della consistenza perfetta. Analizza persino il cibo, dice Bakugo, no? Todoroki, ti stai preparando a perdonarlo, vero? Quindi a un certo punto, stavo dicendo, Toya se ne va, perché non vuole stare a tavola con Endeavor e poi se ne va anche Endeavor. Ti stai preparando a perdonarlo, vero? Ma non è ancora arrivato il momento giusto. Non è che sì, non credo. Endeavor... Ma prima l'hai chiamato Natsu. Si chiama Toya o Natsu? Natsu, sbagliato, sì. Ah. E non è ancora arrivato il momento giusto. E vediamo Endeavor che sente. Che cosa posso fare a questo punto per la mia famiglia? Faccio ogni notte lo stesso sogno. Avrei voluto che ci fossi anche tu, Toya. Per questo ho detto Toya, mi sono confuso. Ok. Toya. Ma Toya è un altro fratellino. È un altro fratello che è morto, che non c'è più. Sì, si capiva da questa scena. Qua invece torniamo al presente. No, in realtà era già nel presente, questo non ricordo. No, si scopre adesso che c'è un fratello morto, Pierre. Endeavor, ti ricordi di quel fatidico giorno in cui anche le vivaci nuvole autunnali parevano cupe in confronto a te? Ma Pierre, è stato appena introdotto Toya, come... Cioè, verrà detto com'è morto, no? È stato introdotto adesso il personaggio. Sì, va avanti, pregate. No, non si sa, Pierre. Che era morto, mi pare che era venuto fuori, ma com'è morto non lo sappiamo. Quindi questo è un villain che è stato catturato da Endeavor, è stato rilasciato, perché ovviamente ha passato la sua pena, quindi la prima cosa che ha pensato è venire a curiosare a casa sua per vedere com'è la situazione della persona che l'ha catturato. Ma vaffanculo, Sar. E qua vediamo che Natsu è fuori al telefono e sto villain lo sta guardando amichevolmente. Ancora oggi è convinto che sia stato nostro padre a ucciderlo. Quindi Natsu è convinto che sia stato Endeavor a uccidere il fratello. Ok. Hai proprio una bella casa, eh?
Ah no! Vabbè. Dai, vabbè, dai, non sì, vabbè, è la seconda, la seconda. Quindi ha catturato il fratello. Endeavor è incazzatissimo, no? Però in qualche modo non riesce a muoversi. Arriva il fratellino. E non arriva solo il fratellino, arriva anche Bakugo e si lancia subito all'attacco. E salva Natsuo. Malparido. Vabbè, diciamo che questo villain fa un po' di casino. Riesce a controllare sta... Non so che cazzo fa, non è importante. Vabbè, vedi che c'ha una freccia. Vabbè, però quello che è importante è che vedo che c'è lui che usa il nuovo potere. Quello che conta è che Endeavor non si muove. Si sta un attimo cagando sotto per quello che sta succedendo, perché stanno attaccando suo figlio. Però i tre invece agiscono. Bakugo arriva subito e salva Natsuo. Ruffy lancia... L'ho detto apposta, Ruffy lancia le liane e prende le macchine che... Sono state lanciate in giro, cose così. E riesce a controllarlo il potere adesso, sembrerebbe. E Shoto si butta subito sul villain. Quindi tutti quanti fanno la loro mossa quando Endeavor non l'ha fatto. Quindi hanno passato il test, giusto per dirtelo, no? Sì. E subito dopo Endeavor si butta ad abbracciare suo fratello, suo figlio, e è un po' disperato. Abbraccia anche quell'altro. Anche Bakugo, così. Puzzi di vecchio. Mi dispiace. Per un attimo ho pensato che se ti avessi salvato, forse tu, che tu non mi avresti mai più rivolto la parola. E Natsuo è un po' impietrito, no? Non arriverà mai il giorno in cui potrò perdonarti. Io non sono come Shoto. In qualche modo è contento che suo padre è lì ad abbracciarlo, però lo odia comunque. Ha ucciso suo fratello, no? E l'ha cresciuti di merda, è un padre di merda, no? Aspetta un attimo, cosa che mi dispiace, per un attimo ho pensato che se ti avessi salvato... Non mi avresti più rivolto la parola. E perché? Non ho ben capito, ma non importa, fa niente. Vabbè, non desidero il tuo perdono. Voglio solo rimediare a tutti i miei sbagli. Va bene. Redemption Arc. Troverò un appezzamento di terra vicino al posto dove lavorate voi due e costruirò una nuova casa lì. Accogliete vostra madre in quella casa. Attualmente la madre ha la pensione... In una pensione perché aveva problemi di testa. E all'ospedale, ti ricordi che non stava a casa, sì. No? Mm. Sì. Gli vuole prendere una casa. Sì, quindi compra la casa loro e lui rimarrà lì. Quindi decide di abbandonarli. Nel senso, perché non merita di stare con loro, secondo lui. Invece per ora hanno visto tutto il tempo insieme. Mm-hmm. Passiamo da un'altra parte. Questo qua è il carcere. Sì. Come ben sapete, i Nomu hanno origini da umani modificati geneticamente. Siamo alla fine, comunque, tanto, Considerando che non sono neanche 2 ore, ho tagliato molto, bene. La prossima live sarà molto più lunga, ma fa niente. Tuttavia, non si tratta di corpi viventi. Dal cervello al cuore, tutto in quei corpi è completamente sbagliato. Qua abbiamo Gran Torino, insieme al capo della polizia, che stanno indagando su tutto sto fatto, no? Uh-huh. Ah, beh, c'è anche Aizawa e Present Mike. Marionette senza anima. O così pensavamo. Ma nel suo caso, questo A è quello che crea i portali, che è in carcere, ti ricordo. Vari fattori sono stati combinati per creare un unico nuovo quirk. E alla base di tutti questi fattori c'è un uomo che un tempo lavorava con voi alla UA e che perse la vita a una così giovane età. Assomiglia in modo incredibile all'uomo un tempo conosciuto come Shirakumo Boro. A questo punto della storia, se uno leggesse nel mentre lo spin-off di Vigilante di My Hero Academia, tu conosci già questo personaggio. Viene introdotto prima dello spin-off e non dello stesso autore. Però chiesto qua, tanto ti viene un po' esplorato nel manga, chiaramente. Era uno che da giovane andava a scuola con i due lì. Con chi? Ah, con questi due qui. Con i due professori, sì. Però un giorno è morto. L'uomo ombra è stato creato a partire da quel tizio lì che è morto. Sì, ovviamente ti viene spiegato qualcos'altro più avanti, non ti dico altro adesso. Ti dico soltanto che era un loro compagno di classe, no? Mm-hmm. E questo è chiaramente invece il personaggio del passato di... Come si chiama? Di Kakashi, perché ha gli occhiali. Obito, sì, è vero, vero. Sì. Sì, sì. Visto un po' a Natsuo. Avevamo intenzione di aprire un'agenzia tutti e tre insieme. L'incidente avvenne poco dopo. Trovato l'altro, aveva il potere di creare le nuvole. Molto, diciamo, sembra che era Goku.
per la nuvola Speedy, no? Ha il potere di creare le nuvole, carino, vabbè. Fu schiacciato dai detriti di un palazzo, un palazzo crollato, e fu una morte decisamente prematura. In Vigilante vedi come è morto davvero. Questa è la copertura. Chiaramente non è morto davvero così, perché sennò non l'avrebbero preso i villain, no? È successo qualcosa di più. Vi lascerò leggere Vigilante, se mai faremo riassunto più avanti. C'è un'altra probabilità che Kurogiri sia un Nomu, che ha come base il corpo di Shirakumo. Allora, quindi Kurogiri è il nome di adesso di quel tizio. Sì, che vuol dire buco nero, che vuol dire buco nero, tipo, sì. Il Nomu che Endeavor ha sconfitto nel Kyushu mostrava chiari segni di individualismo, nonché un'ossessione per gli avversari forti. Sì. Dopo aver esaminato il DNA del suo cadavere bruciato, abbiamo scoperto che il corpo originale apparteneva a un farabutto che combatteva in un fight club di strada. Teogiri. Ok. Vorrei che voi due risvegliaste la volontà di Shirakumo Oboro. Quindi, se quello lì è davvero il corpo di Shirakumo, vorrebbero risvegliare la sua personalità originale. Ma quindi quello è un Nomu? Quindi? A quanto pare è un Nomu, sì. È uno dei primi Nomu creati, però è un Nomu. E il quirk che gli è stato dato è inventato, perché il quirk, come ti ho detto, di lui era creare nuvole. Invece questo va a creare portali, è tutta un'altra cosa, no? Mm-hmm. Lui era il tipo di persona che avrebbe fatto qualsiasi cosa senza esitazione. Per farti un paragone, perché è un paragone vero, questo trio è un po' come il trio dei top 3 della scuola. Vediamo a Majiki quello che crea il cibo che mangia, che è tutto triste e cupo come Aizawa, e abbiamo Mirio, l'Emilio, quello biondo, che invece è tutto allegro, lui è come Mirio, no? Quindi tu sei Aizawa Shota? Io mi chiamo Shirakumo, piacere di conoscerti. Vedi, proprio è il classico espansivo. Ti presto i miei occhialini, così non dovrai preoccuparti dei tuoi occhi quando combatti. Quindi quegli occhiali che lui usa Aizawa adesso glieli ha dati lui. Così quando deve chiudere gli occhi non si fa notare. Lui quando tiene gli occhi aperti annulla il potere. Quando sbatte le palpebre il potere si annulla. Sì. Tu mi spingevi sempre a continuare. Sai, Yamada e io siamo insegnanti adesso. Yamada è present mic. Sono sempre molto severo con gli studenti. Mi stai chiedendo di darti il permesso di espellere e riammettere gli studenti? In questo modo impareranno a puntare ancora più in alto. Se ti ricordi, all'inizio lui voleva espellere tutti, vi ha detto lui espelleva tutti quanti dalla scuola facilmente, per mettere paura agli studenti a dare il massimo, no? Sì. Volevo che fossero come te. Volevo degli eroi che sapessero motivare gli altri come facevi tu. Shirakumo, se per caso sei ancora lì, diventiamo eroi insieme. Lui ha abbandonato la carriera da eroe per diventare un professore da quando è morto il suo amico. Volevano aprire l'agenzia, diventare un eroe e alla fine ha fatto la vita del professore. Cioè, lui aiuta sempre a combattere con gli eroi, però lui non è nella top. Non è un numero, perché non è conosciuto dal pubblico. Ha abbandonato quella professione. Se posso fare una critica al disegnatore qua di Mairo, gli fa dei denti veramente troppo enormi. Guarda il singolo dente quanto è grande. Sì, vabbè. Se ci pensi. Vabbè, ma torniamo a noi. Mi chiamo Kurogiri e devo proteggere Tomura Shigaraki. Si è risvegliato, ma... Kurogiri. È la sua nuova identità. Però in realtà vediamo che a metà sta ricomparendo la faccia di lui. Volevo farti notare come ho dovuto fare io il collage, perché... Non so se è una splash page o meno nel coso, però è tagliato e quindi... Ah, hai dovuto metterlo insieme. Però vabbè, è fatto praticamente bene, no? E vedi, loro si stupiscono perché è ricomparsa la faccia del ragazzo. Sì. Ospedale. Però... Vedi? Sembra riemergere la personalità di Shirakumo perché gli ha detto ospedale. È un indizio su dove si trovano i villain in questo momento. Nell'ospedale. C'erano i villain dove sta il dottore in realtà, però vabbè. Okay. E risviene. C'è del disordine all'ospedale di Wakagumo, richiediamo assistenza. Quindi la polizia vuole che lei chiede aiuto a Ox per andare all'ospedale. E dice però sono impegnato. I conti tornano. Quindi praticamente hanno comunicato così tramite segnali. Quelli là hanno detto a Ox che serve aiuto all'ospedale, come per dirgli sappiamo dell'ospedale.
Tanto Tomura è sotto i tubi, vedi che sta soffrendo pur di potenziarsi. Nel mentre vediamo che All Might raggiunge i due ragazzi e ha fatto un appuntino, un libricino con tutti i dettagli che sa sui precedenti possessori del One for All. Mm-hmm. Però non sa niente sul secondo e il terzo possessore, ovvero i primi due, no? Su di loro non sa niente, che sono i due che non si vedevano neanche, se ti ricordi. Su di loro non sa niente. Mm-hmm. Quindi il quinto possessore era Lariat. Vero nome Daigoro Baggio, Quirk Black Whip. Grazie ai fasci di energia che riusciva a sparare, era perfetto per legare i nemici e muoversi a mezz'aria. Quindi questo qua era quello, Quirk che ha già sviluppato Izuku, no? Mm-hmm. Quest'uomo e anche gli altri non avevano Quirk molto forti, Baggio. Non ho mai sentito nominare nessuno di loro, quindi in realtà tutti i possessori del One for All non erano eroi di rilievo, se non All Might. Non erano dei prescelti. Attraverso tutte quelle battaglie non potevano fare altro che ricevere il Quirk e poi passarlo a qualcun altro. Quindi vediamo che qualcuno che non si sa lo passa a questo. Questo lo passa a questo, questo lo passa a questo e lui lo passa poi a Nanashimura. Quindi sta dicendo che sono dei mezzi sfigati comunque, sì. Non è che erano solo perché... Sì, morirono tutti in giovane età. Ok. Sono un po' sacrificati. Quindi. E il prossimo Quirk che deve sviluppare è il Quirk della maestra, ovvero Float. Levitazione. Ok, quindi vola, ok. Quanto cazzo è figa lei. È bellissima. Sì, sì, sì. Un filo muscoloso. Quindi vedi, qua io non si è mai capito se loro due erano amanti o meno, Gran Torino e Nanashimura. Però lui volava grazie al suo potere, lei grazie al suo potere. Siamo insieme. Certo. Belli però, no? Hanno il classico aspetto da eroi della Silver Age, della Golden Age. Mm-hmm. Vediamo che All Might adesso è fuori a prendere aria e viene raggiunto da Aizawa. Mm-hmm. Ho deciso di continuare a vivere. Poi lui voleva arrendersi, ti ricordi, no? Però ha ritrovato in Izuku la motivazione di vivere. Per molte persone tu sei tutta la motivazione di cui hanno bisogno. È passata all'incirca una settimana da quando gli eroi hanno sentito parlare dell'ospedale. In un solo mese Hawks è riuscito a capire come sono organizzati tutti i vari componenti. Queste sono le quattro divisioni. Abbiamo la divisione Black, Violet, Carmine e Brown, dove a capo ci sono i vari villain, vedi? Twice è da solo, Dabby sta col tipo di ghiaccio, Toga sta con Skeptic e Cobra sta con Spinner. E sotto di loro ci sono vari sottufficiali, in base al livello di forza, primo, secondo e terzo, no? Vediamo che qua c'è anche una nonnina. Qua c'è Sliding Go, vabbè, varia gente. Ok. E questo qua è quello che è riuscito a capire Hawks e l'ha comunicato agli eroi, chiaramente. Quindi gli eroi sanno tutto dei villain. Attaccheranno le città principali in tutta la nazione. Ma no, non è Carmine è un colore, non è Carmine, è Carmine, vabbè. Quando quelle città smetteranno di funzionare, regnerà l'anarchia. I capi di partito di re destro prenderanno il controllo. È Carminio, no? Rosso Carminio. Non ho capito, me la rileggi l'ultima? Sì, che quando loro invaderanno le città ci sarà l'anarchia e loro diventeranno i capi delle varie città che conquisteranno. Ok. Ah, grazie per la spiegazione. Qua abbiamo Twice che sta parlando con Ox. Che avrebbe detto che fossi così gentile? È stato un piacere. Il puzzle è completo. Dovrei essere io a ringraziarti, Pubblica Guarajin. Praticamente Ox è riuscito, ti svelo adesso, ad ottenere ulteriori informazioni ingannando Twice, fingendosi suo amico. E Twice è una persona facilmente manipolabile, come hai visto, no? Ha troppi problemi. Quando mi hanno detto che avevi superato il tuo trauma, ho avuto i brividi. Quindi lui è riuscito a superare il trauma di non riuscire a duplicare se stesso, capisci che... Adesso che riesce a farlo, Ox si caga sotto. Visto quanto cazzo è forte, l'abbiamo detto prima, può fare di tutto e di più. Sei passato dall'essere un criminale di bassa lega al membro più pericoloso di tutta l'organizzazione, perché può duplicare anche Inomu. Ti rendi conto che cosa può fare questo tipo? Ah, vorrei che la smettessero di spiarti per portarti subito da Shigaraki. Perché non posso ancora incontrarlo? Perché è ancora in fase di potenziamento sulle montagne di Kyoto. Ci vorranno 4 mesi.
È stato Twice a dirgli Shigaraki dove fosse. Vogliamo liberi insieme. Ti dispiace un po' per Twice, però? Per cosa? È stato ingannato tutto questo tempo da Ox, eh? A me è un coglione. Cioè. Beh, a me sta simpatico perché è un coglionazzo. Sì. Dopo. Voglio dire, è stato ingannato alla fine. Mm. Mi stai anticipando che morirà male, bastardo. Questo è spoiler, eh. E vediamo qua tutti gli eroi insieme. Che si, come va avanti, che si radunano. E anche gli studenti. La battaglia ha inizio. Fine. Ha finito. Prossima puntata, Paranormal Liberation War. Ma non era il nome di questo, però. No, questa qua è Meta Liberation Army. Questa è la fusione tra i due gruppi di villain. Allora, bella. Ho fatto due ore praticamente precise. No. Precise, precise. No, no, io non ho detto niente. Lui che interpreta così. Se ti dico sì, sai che sì. Se ti dico no, pensi che aumenta. Quindi qualsiasi cosa dico va male. Quindi non ti dico niente ed è fine. La cosa che ti posso mettere è che come cover c'è proprio loro due che combattono. Vabbè. Tanto è intuitivo anche lui. Ha dimostrato di saper cogliere alcuni dettagli di Homunculus che non avrei mai detto, quindi. Vabbè, quindi opinioni? Quindi opinioni, bello, sarà interessante anche il prossimo, ti stavo per chiedere con chi lo farai. Con Sara. Ma tu hai detto che è lunghissimo, lo fai tutto con Sara? Sì, ha detto che lunedì ha tempo. Poi Sara sicuramente mi interrompe meno di te. Cioè non è una critica, è il suo modo di fare. No, assolutamente vero. È assolutamente vero. Però è il suo modo di fare. Si fa meno domande di te perché si ricorda di più i personaggi. C'è Sara in... Sì, certo, è Nigas e Lucci. Ah, eccola lì. Volevo dire che mi è piaciuta moltissimo la tua battuta quando hai detto c'ho sotto un cannone e Lorenzo, sì, e Teo non ha sottolineato la tua battuta, anzi neanche se ne è accorto. Comunque capita spesso che mai mi chiami Lorenzo per far capire come io sono suo figlio. Che è il mio secondo figlio. Sì.